Ricevitoria Gerace a Monteponellipo. Da noi puoi giocare Super Era 8, Totogol, Totocalcio, Tris giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'Annesso Bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montepone -Rido. Su di noi puoi scommetterci. 22 atleti, centinaia di tifosi, bandiere fumogeni, un pallone e un prato verde. Sta per iniziare il più grande spettacolo di questo weekend. Gentili telespettatori di S1 TV, benvenuti ad al, qui al, al comunale Frabotto Mannis di eh, Soverato di Monte Paone, Scusate, ci siamo sbagliati subito. Per la partita, il 21 turno del campionato di prima categoria Girone C, che partita che vede di fronte da un lato il Real Montepaone e dall'altro la Serrese. Partita come al solito importante di Cartello, ma permettetemi in apertura di ricordare il capostruttura di S1TV Franco Condò, che purtroppo non è più qui tra noi e al quale va sempre un pensiero perché se ne è andato un amico, se ne è andato una persona intelligente e buona. Tornando a noi dicevamo che l'esterna 65 di S1TV Guidata da Antonio Siciliano Pasquale Lentini con Maurizio Vatrano, Giuseppe Danieri e la voce di Giorgio De Filippis, è lieta di offrirvi questo evento che vede in questo momento il signor Spizzirri, Francesco Spizzirri della sezione di Cosenza, preparare le squadre per l'ingresso in campo in quella partita che dovrebbe essere importantissima per il Monte Paone che sente odore di vetta, visto che in contemporanea c'è l'incontro-scontro tra Vigor Lamezia e San Calogero. Quindi, tra la prima e la terza, che potrebbe alla fine essere utile e positivo per la squadra di Mister Pisano e dall'altro lato la Serrese che è squadra che è arcigna che lotta e che cerca una posizione tranquilla che la metta al riparo da eventuali playout. Mentre le squadre scendono in campo leggiamo subito le formazioni con la Serrese che schiera Zaffino, Pisani, Calabrese, Gambino, Ruffa, Carchedi, Andreacchi, Larizza, Nesci Zaffino, Vincenzo, il portiere si chiama Gianluigi, e Bonazza. Missa e Schinello ha portato con sé in panchina Mirarchi, Faga, Maida, Domenico Randò, Raffaele Randò e Valente. Il Monte Paone, oggi in divisa giallo-verde con calzoncini gialli, calzettoni verdi e strisce orizzontali gialle e verdi, invece risponde con Lombardo, Fiorentino, Ienco, Paparazzo, Conidi, Bassi De Masi. Doria, Marco Voci, Salvatore Procopio, Marcellino e Domenico Voci. Mister Alessandro Pisano ha con sé in panchina Leone, Nania, Carpino, Sinopoli, Paparazzo Antonio del 91, Mungo e Pirritano. E mentre si accendono i fumogeni, io saluto Giuseppe Ranieri, finalmente di nuovo insieme dopo che hai preferito i comodi salottini interni e la tribuna stampa. Una presentazione rapida di questa partita. Sì amici sportivi, buon pomeriggio eh, una presentazione rapida innanzitutto come giustamente sottolineavi è una partita ancorata a quello che è il risultato di San Calogero e Vigor Lamezia la Serrese si presenta qui a Montepaone dopo il 3-0 la vittoria per 3-0 ai danni del Tropea il Montepaone viaggia al decimo posto in classifica con 28 punti il Montepaone Paone. Eh, mh... Domenica scorsa in quel di Borgia vince di misura, quindi una partita importante che ha dato anche grande morale. Sarà una partita ostica perché la Serresi è una squadra comunque compatta, anche se occupa il decimo posto in classifica ed è alla ricerca di una maggiore tranquillità stagionale. Grazie Giuseppe. Quindi la Serresi attaccherà da ecco che facciamo partire il cronometro attaccherà da sinistra verso destra in tenuta uh, azzurra uh, con due tonalità di azzurro chiaro e scuro calzoncini bianchi con inserti uh, azzurri e calzettoni ugualmente bianchi la, il Montepaone invece attacca da destra verso sinistra e sta già manovrando con uh, Conidi che raccoglie palla e la scarica sulla destra per Francesco Fiorentino, Paparazzo che mette in mezzo un pallone che viene colpito di testa da Pisani con... La Serrese che subito si ripropone in attacco ma viene chiusa dal ritorno di eh, Domenico Voci che poi permette l'appoggio eh, indietro a Lombardo. Dicevamo appunto una serrese volitiva, una serrese che ha in Nesci con 8 gol il proprio bomber, però anche Gambino, il numero 4, che ha sino ad oggi segnato 3 eh, reti. E poi eh, varie persone che hanno segnato un, un gol soltanto perché ricordiamo che il bomber Michele Zaffino è stato ceduto dal Serrese. Nel mercato di riparazione alla Vigor Lamezia, aveva fatto già 13 gol con la Serrese. Riceve intanto proprio Nesci che controlla il pallone, aspetta che i suoi avanzino, evita un avversario, scambia con un compagno. La palla finisce a Larizza che tenta il tiro di destro, che finisce lontano dalla porta difesa da Lombardo e viene recuperato dai nostri amici raccattapalle della scuola calcio del Monte Paone, pronti e schierati in campo come al solito, sia dal lato dietro la porta. Di Lombardo, sia dietro la porta di eh, Gianluigi Zaffino e riparte subito l'azione eh, manovrata e organizzata, a stile Juventus del Monte Paone, con Paparazzo che oggi dovrà far, eh, sicuramente sarà eh, ampiamente capace, dimenticare l'assenza per squalifica dell'Aylander Armando Mellace che oggi appunto eh, sconta un turno di squalifica. Parte sulla sinistra, avvicinandosi al centrocampo Bassi De Masi, lancio in profondità con un colpo di testa di Calabrese che intercetta momentaneamente la palla. Il controllo di Marco Voci permette ancora a Bassi De Masi di evitare il ritorno di Larizza ma eh, di servire la palla su un piatto d'argento a Vincenzo Zaffina che in profondità cerca Andreacchio che cerca lo shot in corsa eh, di sinistro e anche questa azione finisce lontano dai pali della porta di Lombardo ma sicuramente a fronte di un Montepaone che ha iniziato questa partita in maniera eh, tranquilla con passata e manoviera c'è una Serrese che si ripropone di andare a fare pressing alto con eh, i suoi allontani perché, come dicono molti allenatori, gli attaccanti di solito sono i principali e i primi difensori in una squadra di calcio. Riceve palla Francesco Fiorentino che scambia con Conidi, poi Paparazzo che apre verso Bassi De Masi e quindi è l'uomo libero che permette a tutto il Monte Paone di salire. Tocco per un defilato Marco Vosci che cerca di scambiare con Marcellino, ma si chiudono le maglie e la difesa della Serrese Bassi De Masi che evita il pressing di Larizza restituendo a Lombardo Giuseppe, penso che mister Pisano abbia predicato grande pazienza perché questa è una partita da vincere ma considerando che dura 90 minuti Sì, la gestione dei tempi di gioco è fondamentale in partite come queste la Serrese abbiamo visto subito ha cominciato a sfoderare un buon pressing alto e il Montepone deve trovare il pertugio giusto per cercare di raggiungere l'obiettivo Intanto rinvia Pisani, vediamo che la difesa della Serrese in questo momento è schierata a 4, ma ci sono dei rientri che permettono in fase di non possesso di essere anche a 5. Lancio in profondità che vede Bonazza evitare il recupero di Fiorentino senza riuscirci. La palla finisce a Doria che Caracolle restituisce ancora a Fiorentino, mette in mezzo il pallone. Quest'ultimo e viene chiuso in rimessa laterale dal rientro di un difensore della, della Serrese. Si riprenderà con la rimessa laterale in zona da attacco da parte del Montepaone che sicuramente ora che siamo all'ingresso del quarto minuto di gioco cercherà di impostare la gara con pazienza ma anche cercando di arrivare al risultato Fiorentino mette in mezzo il pallone che eh, non impensierisce Gianluigi Zaffino finisce direttamente eh, in out anche se poteva dare l'impressione di essere radente rispetto alla trasversale del portiere della squadra vibonese e Procopio che restituisce a quest'ultimo la palla preparando poi al eh, rilancio, che dovrebbe essere effettuato da eh, Gambino, che calcia eh, in profondità, dove però c'è il colpo di testa di Fiorentino che favorisce ancora la ripresa d'attacco del Montepaone eh, Marco Voci, ma si inserisce eh, Larizia che scambia ora con Vincenzo Zaffino che apre sulla fascia verso Calabrese, ottimo lo stop. Ha di fronte a sé Ienco. Si tratta di due giovani, sicuramente promettenti. E alla fine Ienco che mette la palla in rimessa laterale, impedendo il servizio. Nei confronti di Bombernesci che sicuramente è il giocatore più temuto in questa serrese. Si inserisce ancora Gambino, riceve la palla, mette in mezzo il pallone, chiama con sicurezza la sfera nelle sue mani Lombardo e permette ai suoi compagni appunto di riprendere la posizione facendo poi scorrere la palla nei, nei pressi della zona presidiata da Bassi De Masi. Riceve Marcellino, scambia con Domenico Voci e poi è Paparazzo che restituisce la palla al numero 11 del Montepaone che si appoggia a sua volta su Conidi, apertura sull'altro fronte per Fiorentino, la palla in zona Procopio, ma buona la chiusura di Bonazza che poi permette il recupero di Carchedi che va a coprire la situazione insieme a Ruffa. Eh, riescono a uscire fuori bene i giocatori della Serrese, ma ruba palla il Montepone secondo il signor Spizzirri commettendo fallo e quindi ci sarà una punizione in favore della squadra ospite della Serresi, il signor Spizzirri che ci ha salutato ma attenzione perché Marco Voci ruba palla su un errato rinvio, apertura verso Domenico Voci, scivola il giocatore della Serresi, Domenico Voci tenta il tiro e la palla passa di poco alta sulla trasversale, in questo caso c'è stata una scivolata di ruffa e per poco il pallone non permetteva a Domenico Voci di calciare con efficacia verso la porta difesa da Gianluigi Zaffino, dicevamo il signor Spizzirri che avendo già arbitrato qui a Montepaone ci ha detto che ha apprezzato la cronaca e le immagini di S1 TV, anzi eh, ha anche fatto la battuta, dice mi avete visto facendo anche la moviola e quindi abbiamo potuto apprezzare al meglio le caratteristiche di quest'arbitro emergente della sezione di Cosenza e Nesci che colpisce verso il numero 4 Gambino che si appoggia ma il recupero efficace di Doria permette al Montepaone di riprendere la palla e di ricostruire subito l'azione con Paparazzo, destro a favorire Ienco che riceve sulla fascia Scambia a sua volta per Marco Voci che appunto apre l'attacco del Montepaone, incespica perché sarà bagnato il campo Carchetti, recupera Marcellino, mette in mezzo il pallone, forse leggermente lungo per Domenico Voci che però fa partire un'altra parabola, ribatte ancora, ruffa e la palla finisce a Nesci che alla Iguain protegge il pallone e fa salire la sua squadra, evita un paio di avversari, cerca subito di lanciare lo scatto per Larizza che però è raddoppiato immediatamente da Yen e da Bassi De Masi e alla fine non riesce a far altro che portarsi la palla in out e quindi si riprenderà con un calcio di rinvio dal fondo affidato a Gianmarco Lombardo il portiere d'esperienza del, uh, del Monte Paone ricordiamo il Monte Paone ha in panchina quel leone Stefano Leone che è un altro dei giovani uh, che probabilmente potranno dare al Monte Paone tantissime, tantissime soddisfazioni. Riparte ancora l'azione del Monte Paone, apertura precisa verso Fiorentino che stoppa elegantemente di petto, controlla la palla, supera la metà campo, cerca il lancio verso Procopio che viene però contratto, rubata palla dalla Serrese a centrocampo e nesci che fa ragionare Vincenzo Zaffino, apertura per Calabrese riceve e supera definitivamente il centrocampo, il numero 3 della Serrese, poi Zaffino che alza una parabola andando a cercare i propri attaccanti ma chiude facendo la diagonale eh, Francesco Fiorentino e riparte ancora il Montepone, sicuramente Giuseppe. Serrese che pur difendendosi, come tante squadre che sono venute qui al frabbotto Mannis, non rifiuta possibilità di attacco. No, infatti approfitta subito di veloci ripartenze, ma questo lo immaginavamo già nel pre e lo abbiamo ampiamente detto subito dopo l'inizio. È un Montepone che comunque è già cominciato, a sta, già cominciato a stare più alto e questo è un bene perché diversamente si troverebbe sotto le maglie della Serrese. È importante stare più alti in questa partita e abbiamo visto come da quando ha cominciato a stare più alti è arrivato il primo tiro da parte di Domenico Voci. E visto che tu hai di fronte il monitor di servizio, mi confermi che Marco Voce era in fuorigioco un attimo fa perché sono fermati senza protestare? Sì, sì, era in fuorigioco. La fortuna di avere un monitor qui nelle comode postazioni della tribuna stampa del Frabotto Mannis Riparte ancora la Serrese con Nesci che cerca di ragionare ma poi mette fuori la palla perché c'è un giocatore del Monte Paone che accusa appunto un problema. Dovrebbe trattarsi Domenico Voci, è rimasto fuori campo. Esperienza avrebbe voluto un piccolo spostamento per restare in campo e permettere appunto di le cure senza riprendere il gioco, ma vediamo che arriva il e vediamo cosa dirà Spizzirri che è appunto è andato a dire visto che fuori campo si riprende con una rimessa laterale che sarà effettuata dal Montepaone che dovrà probabilmente per fair play restituire la palla alla squadra vibonese alla Serrese perché è stato Nesci a metterla in out quindi si tratta di una situazione momentanea quando siamo al decimo minuto di gioco sullo 0-0 diciamo una situazione momentanea che vede il Montepaone in 10 unità visto che appunto Domenico Vosci risente di un problema probabilmente alla gamba sinistra. Recupera Gianluigi Zaffino e si prepara un rinvio che supera abbondantemente la metà campo, finendo nella zona di Nesci anticipato in maniera elegantissima da Ienco con poi un colpo di testa che dovrebbe favorire la Rizza. Elegante lo stop, ma gli ruba palla Marcellino. Ienco, Marcellino, dialogano i due giovanissimi giocatori del Monte Paone. Marcellino se ne va in bello stile, Nesci gli strappa la palla correttamente. Con uno di quei tackle decisi ma non fallosi, calabrese interviene Bassi De Massi. E qui si gioca a calcio, non si fanno falli, ma si entra con decisione. E ancora eh, Ienco che ha. Alza la testa, serve Procopio. Questa volta, però, il fallo di Carchedi. Capitan Carchedi c'è eh, su Procopio che proteggeva la palla. e Spizzirri ricorda a Carchedi che queste cose debbono accadere al massimo una volta. Dopo ci potrebbe essere l'ammunizione, sarà affidata questa punizione dalla tre quarti campo in zona d'attacco del Monte Paone al piede, probabilmente destro, di eh, Antonio Paparazzo, il capitano che osserva il piazzetto dei compagni. Con Conidi elegantissimo, con le scarpette verdi che comunque sono in sintonia con. Intera divisa che probabilmente cercherà il colpo di testa. In questo momento non è marcato. Sono cinque i giocatori del Monte Paone che si preparano all'impatto. Con la sfera sta per fischiare Spizzirri che controllerà con attenzione anche se casi di fuori, eventuali casi di fuorigioco, Parte Paparazzo, movimento in aria. La parabola però non è perfetta. Arriva comunque con Idi e la palla scivola tra le braccia di Gianluigi Zaffino che si prepara a rinviare una volta, però, come gli suggerisce anche Pisa che i suoi abbiano ripreso la posizione, ricordiamo che la Serrese da quasi due minuti gioca con due uomini in più. Ancora un rinvio da parte di Marcellino, in una zona dove però non c'è nessuno, e quindi ci sarà una rimessa laterale in favore della Serrese con guadagno di parecchie yard. Si direbbe nell'ambito del football americano, da parte del Monte Paone. Interviene ancora Ienco che per la seconda volta anticipa Nesci, che si è spostato sulla destra, defilandosi dalla zona d'attacco che dovrebbe essere quella di competenza del classico centravanti e ancora una rimessa in favore della Serrese con Calabrese che dà la palla verso la Rizza e guadagna ulteriori metri quindi è un cammino lento quello della Serrese che ha guadagnato circa 30 metri in tre rimesse laterali e ancora Calabrese che preferisce Zaffino rientro di Manzukic Procopio che va a disturbare in fase difensiva il giocatore della Serrese ne esce elegante nel controllo Marcellino lo tampina e poi il cross vede la ribattuta di Paparazzi e quindi il primo calcio d'angolo che andiamo correttamente ad annotare sui nostri taccuini in favore della Serrese. Quando siamo al dodicesimo, 52 secondi, una manciata di decimi di gioco. Con il primo calcio d'angolo che sarà appannaggio per quanto riguarda la battuta di Calabrese, che parte con la parabola arcuata, cerca di colpire Nesci, viene anticipato da Procopio. E poi vediamo Pisani che di sinistro cerca lo shot vincente, ma la palla supera di almeno 3 metri la trasversale. Della porta difesa da Gianmarco Lombardo. E quando si parla di amici non si può non andare a disturbare Maurizio Vatrano Maurizio, giornata importante per il Monte Paone. Eh, eh, diciamo che questa giornata io già l'avevo preventivata due o tre mesi fa, che poteva essere una giornata importante. Ovviamente mancano sempre molte partite alla chiusura, eh, conoscendo le doti della Mezia. È sempre difficile tenere un passo così, così elevato. Noi lo stiamo facendo da un paio di mesi. Eh, per quanto riguarda questa partita, ancora abbiamo iniziato con ritmi lenti, con non si è visto il Monte del solito. Eh, speriamo che col trascorrere dei minuti i ragazzi accelerino. Grazie Maurizio, ti lasciamo al tuo prezioso lavoro nello staff di Mister Pisano. Torniamo in postazione e vediamo appunto che la palla finisce tra le braccia di Gianmarco Lombardo in uscita ad anticipare Andrea Acchi che si proponeva appunto in attacco in posizione leggermente defilata sulla sinistra. Ancora eh, la trama del Monte Paone con un cambio di fronte di gioco che favorisce Bassi De Masi, che riceve il pallone, lo controlla, lo appoggia per Non precisissimo il controllo, ma elegante il sombrero nei confronti di Larizza, L'apertura per Marco Voci che fa scivolare il pallone verso eh, il numero 7 Doria, che però viene contratto con decisione da Ruffa. E la palla finisce poi tra i piedi di Andreacchi. Ma ancora pressing del Monte Paone, mordere caviglie e paparazzo, eh, rovesciata. Di Andreacchi, una fase un attimo confusa con una serie di rinvii imprecisi che permettono poi al Montepone stesso di recuperare il pallone con un lancio che vede Carchedi intervenire prima che la sfera raggiunga i piedi di Salvatore Procopio, ancora bassi de Masi che allarga verso Ienco. Bello l'intervento di Calabrese che poi viene perfezionato da Pisani che rinvia il pallone, ma c'è ancora un colpo di testa di Domenico Voci. Lancio di Calabrese, si gioca un po' a ping pong, cercando ora di ragionare. De Marcellino che col classico suo eh, andamento alla Cristiano Ronaldo apre verso Fiorentino. Fiorentino controlla la palla, di fronte a sé Bonazza, cerca il cross, lo ottiene. Il rinvio è di Vincenzo Zaffino, si è abbassata molto la Serrese con il Monte che ha guadagnato. Guadagnato metri e vediamo che ora tutta la serrese ad esclusione si sembra di Andreacchi è eh, in eh, zona difensiva. Il lancio in profondità non sortisce effetti e viene conquistato da Gianluigi Zaffino con Marco Voci che gli gira intorno sempre con lo sguardo pronto a cogliere qualsiasi tipo di incertezza. Ma ancora Paparazzo che appoggia per Marcellino. Marcellino controlla, tenta la fucilata che sbatte contro il corpo di Zaffino. Si tratta di Vincenzo, poi Marcellino che si affida a Ienco e riprende il fraseggio manovrato del Montepaone con Bassi De Masi, Paparazzo e poi ancora Bassi De Masi che serve per voci. Si inserisce però Pisani che pur avendo una struttura fisica rocciosa sicuramente si sta facendo valere anche per senso della posizione e riceve dall'altro fronte uh, Fiorentino che tocca ancora per Conidi. Conidi per Paparazzo dialogano i due cercando di aprire il bunker o degli spazi almeno nel bunker della Serrese con Fiorentino che allarga per Paparazzo. Va a disturbarlo Nesci che gli ruba la palla con l'esperienza del vecchio centravanti, ma commettendo, secondo il signor Spizzio il rifallo, si sono guadagnati a pochi metri e quindi bisogna tornare indietro, secondo l'arbitro Cosentino. E ancora Paparazzo che si prepara a calciare questa punizione. Siamo a quasi 40 metri dalla porta di Zaffino. Quindi si tratterà di una palla che verrà messa in mezzo e vediamo che Paparazzo. Conta i passi alla pianice, si prepara appunto a calciare presumibilmente di destro, tutta la serrestra nella propria area di rigore, parabola arcuata, colpisce Carchedi e mette in calcio d'angolo permettendoci quindi di annotare anche un tiro dalla bandierina per quanto riguarda per quanto riguarda appunto il Montepaone e intanto vediamo che sta per entrare Mungo quindi non ce la fa eh, Domenico Vosci che esce eh, tra gli applausi e quindi quando siamo giunti al diciassettesimo minuto entra eh, Benito Mungo se non, se non vado errato al posto di eh, Domenico Vosci che non nasconde un certo dispiacere nel dover abbandonare appunto il campo per l'infortunio precedentemente eh, subito, si presume qualcosa di muscolare però poi andremo a valutare. Intanto Spizzirri ha visto qualcosa che a noi è sfuggito e quindi chiede che venga ribattuto il calcio d'angolo, vediamo che sta dialogando con i giocatori della Serrese e del Monte Paone, probabilmente sta dicendo guardate che vi vedo e non voglio che vi comportiate male o commettiate falli. Si riprende con Paparazzo che ribatte appunto questa parabola arcuata, la palla arriva al centro, viene recuperata da eh, Ruffa che cerca di andarsene in velocità in cespica, viene, anzi si trattava di Nesci, non di Ruffa, e poi esce fuori bene Calabrese, recupera però Marcellino coprendo col corpo e appoggiandosi su Bassi De Masi, e ancora Bassi De Masi che tocca a Ienco che viene pressato da uh, un Calabrese che sicuramente in questo momento sta giocando molto bene, ma c'è il fallo su Nesci, uh, anzi l'ammonizione uh, per fallo di Nesci su Marcellino, e quindi uh, l'arbitro interviene. Con il primo cartellino giallo, eh, appunto da assegnare a, a Nesci. C'era il fallo, Giuseppe. Era nettissimo il fallo. Nesci è abbastanza un, un attaccante di, di caratura oltre che tecnica, anche di carattere ed è andato sulla caviglia di Marcellino limpidamente. E quindi nel frattempo però chiede anche scusa l'arbitro quindi è lì che ascolta Niente, nessuna cattiveria, soltanto un fallo di gioco, però ammonizione a Nesci che nel contesto dell'intera gara, ora che siamo al diciannovesimo minuto di gioco, potrebbe essere importante. E' ancora l'uomo con i guanti Paparazzo che batte la punizione e l'apertura favorisce ancora Fiorentino che subito appoggia verso Doria che cerca di andarsene in velocità di fronte a sé Bonazza, doppia finta ma Bonazza non eh, ci casca e mette la palla in rimessa laterale e vediamo appunto gli abili raccattapalle del Montepaone che hanno già recuperato nella prateria che circonda il Frabotto Mannis appunto la sfera eh, riprende ancora il, la rimessa il Montepaone scambio con Fiorentino che appoggia per Mungo fermato ancora dal ritorno di Gambino e quindi si ripete ancora la rimessa laterale all'altezza quasi la bandiera del calcio d'angolo questa volta riceve Procopio contratto e si ottiene un calcio d'angolo in favore del Montepone che sicuramente ha alzato il baricentro e quindi sta cercando di aumentare la pressione nei confronti di una serrese comunque ordinata. Ricordiamo che sino ad oggi i dieci incontri disputati qui al Frabotto Mannis nove volte ha vinto il Montepone, c'è stato solo il pareggio con la Vigor Lamezia. Parte Paparazzo, colpo di testa, non raggiunge eh, Zaffino e poi alla fine tenta il tiro, tenta il tiro uh, con Idi ci sono, ci sono delle proteste ehm, sicuramente eh, che si sentono molto bene perché abbiamo ascoltato anche qui in tribuna da parte del Capitan Carchedi nei confronti di Zaffino, gli hanno detto chiaramente come fai a non vedere il fallo di mano che è stato commesso presumibilmente dagli attaccanti del Monte Paone quindi parliamo a bassa voce se no Capitan Carchedi ci sente eh sì, eh, noi sentiamo loro, loro possono sentire noi. E riprenderà appunto con uh, il rinvio di Ruffa, uh, appunto la, dalla, dalla vertice sinistro dell'area piccola del portiere. Ma ancora il Monte Paone con un tocco che vede Carchetti intervenire in anticipo su uh, Procopio e la palla finisce in rimessa laterale. Con tutto il Monte Paone che si proietta ancora in avanti, restano indietro soltanto Conidi, Bassi De Massi e Ienco, pronti però ad andare in profondità. Riceve Bassi De Masi allarga per Ienco che a sua volta. Poi scambia ancora con Bassi De Massi, elegantissimo lo stop e poi l'imbeccata nella zona di Procopio che tocca per Marco Voci che poi cerca la puntata, stile calcetto. Ma veramente bello l'assist di Salvatore Procopio. Con Marco Voci che ha perso forse un tempo nel raccogliere il suggerimento del compagno, ha dovuto poi forzare il tiro e di punta, ma una punta esterna. La palla è finita lontano dai pali e dal palo sinistro della porta difesa da Gianluigi Zaffina. Comunque tutto molto bello. Complimenti a Salvatore Procopio che insieme con... Marco Voci costituisce una vera e propria macchina da gol, hanno eh, segnato 1-13, l'altro 8 reti, quindi si tratta di un attacco veramente di quelli importanti. E ancora Bassi De Masi che con i suoi piedi gestisce un po' la situazione a livello organizzativo per quanto riguarda la fase difensiva. Eh, Fiorentino scarica per Conidi, apertura e cambio di fronte molto bello verso Ienco che però non riesce a controllare il pallone ma certamente un'apertura da 40 metri come quella di... Eh, con IDI. Non sempre può essere precisissima, riceve la Serresse e in questo caso effettuerà la rimessa con le mani di Calabrese che notiamo le scarpette bicolori, rosse e verdi, quindi questa è anche una cosa elegante che finora non avevamo notato ma probabilmente sarà fashion e di moda. Siamo giunti al ventitresimo minuto di gioco, il risultato è sempre di 0 a 0 e ci sarà ora una punizione affidata ai piedi di Vincenzo Zaffino che eh, calcia da una zona vicinissima alla panchina di Mister Pisano del Montepaone. Si distende un po' la Serrese con Nesci defilato totalmente a destra che riceve palla da Zaffino, ha di fronte a sé eh, Marcellino, poi eh, Ienco, però Marcellino commette fallo, a un momento, per un attimo probabilmente Spizzirri ha pensato all'ammunizione e ha tirato fuori il cartellino giallo anche nei confronti di Marcellino probabilmente proprio per dare un'idea di uniformità avendo ammonito in presenza per un fallo che forse non meritava tale sanzione la commina anche ai giocatori del Montepone così tutti sono tranquilli che il metro di giudizio è analogo e similare toccherà ora Zaffino Vincenzo notiamo che si tratta di 9,15 qui dal monitor di servizio della eh, postazione di S1 TV Zaffino di destro, 4 giocatori all'interno dell'area di rigore, colpo di testa e segna la Serrese con uno splendido colpo di testa all'indietro ora si volterà e vedremo anche il giocatore ma dovrebbe trattarsi del uh, numero 11 uh, Bonazza ora che smetteranno di abbracciarlo sicuramente lo vedremo ha sorpreso la difesa del Montepaone quando siamo al ventiquattresimo minuto di gioco e vediamo che il gol quindi è da assegnare ora eh, si girerà e lo vedremo con eh, sicurezza non si tratta di Bonazza, si tratta del numero 4 che eh, dovrebbe trattarsi di Gambino. Quindi colpo di testa di Gambino su una parabola eh, corta: Gambino ha messo eh, in rete al 23 ventitreesimo con un colpo di testa che ha un attimo sorpreso sia Lombardo che la difesa del Monte Paone e quindi su punizione su cross di Zaffino Vincenzo Gambino al 23esimo ha segnato quindi eh, cambia il risultato la Serrese in vantaggio eh, sul campo del Frabotto Mannis con eh, il Montepaone che incassa un colpo psicolog psicologicamente eh, difficile eh, dopo che eh, aveva pressato per quasi 20 minuti ma alla prima occasione la Serrese ha colpito con un bel colpo di testa appunto del numero 4 eh, Gambino e ancora Paparazzo che recupera, tocca per Bassi De Masi, suona quindi la carica, la serrese, ma il colpo di testa di Zaffino vede recuperare Nesci, movimento di Andreacchi che parte in velocità, riceve il pallone, scivola per un attimo sul terreno probabilmente bagnato, poi cerca il passaggio per Larizia che mette ancora in mezzo, chiama il pallone Lombardo e quindi ora ci vorrà, il Monte Paone dovrà sicuramente cercare di accelerare i ritmi per poter recuperare una situazione che lo vede in questo momento soccorso. Per 1-0 nei confronti di una Serrese che è venuta qui a Montepone a giocarsi la partita. Ricordiamo che anche all'andata il risultato era stato di 2-2 con gol di Zaffino, Michele e Carchidi. Mentre Conidi e un autogol erano eh, sul tabellino per quanto riguarda appunto la Serrese. È proprio Conidi che recupera la sfera, tocca per Bassi De Masi, che si appoggia e scambia con Paparazzo. Paparazzo per Jenko che riceve questa volta un fallo. È stato un impatto duro probabilmente anche col ginocchio di Calabrese. Ma chiediamo a Giuseppe Ranieri. Ecco, un gol che ha sorpreso un po' tutti qui al Frabotto Mannis. Ma sicuramente a me va, a merito della, va scritto a merito della Serrese. Sì, sicuramente, merito della Serrese, un gran bel gol, e il, la Serrese è avanti di misura, e il Montepone sta facendo la sua partita, si sente comunque l'assenza di Mellace, e Giorgio che è imposta dal centro a dovere, e deve cercare i tempi giusti nella reazione, il Montepone non è un'impresa impossibile ma questa Serrese sta davvero facendo bene. Ed ecco, speriamo niente di grave per Calabrese, che sicuramente fino a questo momento si è distinto anche per le capacità di propulsione sulla fascia di competenza. E ora ci sarà comunque la punizione perché il fallo era su Ienco eh, da parte di eh, Paparazzo. Con Ienco che recupera la posizione sul settore sinistro, vediamo se Paparazzo lo preferirà oppure cercherà la parabola lunga e arcuata verso i colpitori di testa. Ce ne sono al 5 o 6 in posizione. Parte il pallone, colpo di testa di. Eh, Pisani e colpo di testa che manda la palla in calcio d'angolo per il terzo calcio d'angolo in favore del Montepaone che dovrà quindi ora cercare di battere questo calcio d'angolo sempre con Paparazzo portando i lunghi in area di rigore è tornato indietro ed è lì insieme a Marco Voci con Idi. intanto parte Paparazzo, lunga parabola verso il tiro al volo ci sembra di Marcellino e la palla finisce però alta sulla traversa e la porta di eh, Zaffino. Quindi si riprenderà con Ruffa che calcerà questo rinvio dal vertice sinistro all'area piccola del portiere della squadra ospite Vibonese, la Serrese. E vediamo che si schiera però tutto il Montepaone nella metà campo proprio della Serrese. Colpisce di testa anticipando tutti i conidi. Tocca per eh, il numero 7 Doria, riceve Mungo, controlla la palla, la accarezza con la suola, cerca di andarsene però ancora una volta il bambino è efficace nell'intervento e ci sarà però una punizione perché l'arbitro, il signor Spizzirri, ha riconosciuto un fallo nell'intervento del numero 4 della squadra ospite e quindi calcerà ancora cercando di trovare un giusto suggerimento per la testa di uno dei colpitori eh, d'attacco del Montepone. Calcerà, dicevamo, Antonio Paparazzo, il capitano. Vediamo che si sono disposti tutti i giocatori, c'è Spizzirri che guarda per bene, anche Bassi De Masi arriva dalle retrovie. Il pallone vede proprio finire sui piedi bassi di Masi che lo riscodella, colpo di testa di Conidi, esce fuori la uh, Serrese, Mungo, colpo di testa però ancora una volta in difesa, ci sembra addirittura di Nesci, con Andreacchi che riceve palla, evita il ritorno di un avversario e poi scarica probabilmente, anzi no, fa un dribbling che in, supera anche noi e passa a Gambino. Gambino ragiona, si gira, alza la testa e tocca per uh, Gia, uh, Vincenzo Zaffino, ottimo il recupero su di lui di Marco Voglia con Calabrese. La Rizza che riceve, eh, c'è Mister Schinello che sta guidando i suoi dalla panchina proprio come se stesse giocando alla PlayStation, da, chiedendo appunto la sovrapposizione ottenuta da La Rizza, riparte ancora il Montepone con Mungo che appoggia per Fiorentino che ha superato la metà campo, diventa ora tambureggiante l'azione dei ragazzi di Mister Pisano. L'apertura è ancora per Bassi de Masi, quindi si gioca in ampiezza su tutto il fronte di gioco. Cerca il lancio per Ienco dice di no Calabrese ancora Bassi De Masi mette in mezzo il pallone però in una zona irraggiungibile sia per Marco Voci sia per Doria e quindi con Zaffino che recupera il pallone. Siamo giunti alla mezz'ora di gioco la Serrese grazie al gol di Gambino è in vantaggio per 1-0 qui sul frabotto Mannis eh, di Montepaone e il rinvio di Zaffino supera abbondantemente la metà campo viene recuperato dopo una serie di rimbalzi da Vincenzo Zaffino che alza la testa e con una certa eleganza cerca di lanciare la rizza, che però recupera dopo un passaggio all'indietro di paparazzo. Ancora Nesci che controlla, evita un avversario, cerca il tiro di sinistro, ottima l'intenzione del bomber. Della, della Serrese ma la palla finisce fuori dalla portata e dai pali eh, della porta di eh, Lombardo e ancora Lombardo che suggerisce a Bassi De Masi che tocca per eh, Ienco che a sua volta scambia con Marcellino che è andato un po' a occupare la posizione di Domenico Voci dopo l'uscita del giocatore appunto eh, infortunato del Montepaone con Paparazzo che allarga verso Fiorentino che riceve ed è prestato da un avversario scarica su Conidi e che vede Lombardo e si girerà sull'altro fronte facendo quindi muovere tutta la difesa e di conseguenza l'attacco del Montepaone con Bassi de Massi che fa movimento cerca di lanciare per Ienco ancora perentorio e ottimo l'intervento di Calabrese che chiude le traiettorie e mette la palla in rimessa laterale dando dimostrazione di saper leggere anche le, la, i movimenti degli avversari per poterli anticipare. Procopio rinvia ancora Ienco che controlla non riesce anzi si a servire Marcellino che tocca verso Marco Voci in questo caso importante il ritorno ci sembra proprio di Gambino che poi subisce fallo su una spinta di Procopio e quindi si riprenderà ancora come punizione in favore della Serrese. Questa Serrese è una signora squadra in questo momento. E lo sta dimostrando sul rettangolo di gioco ampiamente, perché qui a Montepone sta facendo davvero una bella partita. Ha sorpreso tutti con questo gol Gambino. Il Montepone deve, essere, deve giocare più di prima, deve cercare la velocità, ci ha abituato nel corso del campionato a questo e deve ritrovare questo spirito. Intanto il lancio vede intervenire Fiorentino, però è ancora Gambino che recupera il pallone, controlla, però c'è un suo compagno che è rimasto a terra e quindi mette la palla in rimessa laterale per permettere i soccorsi. Eh, presumibilmente si dovrebbe trattare eh, del, numero 7, no, eh, del numero 8 Larizia, per ora andremo a verificare. E quindi intanto Mister Schinello, che appunto in fase di intervista di colloquio prepartita ci ha sottolineato che si chiama Micuccio Schinello, quindi persona anche gentilissima oltre che eh, simpatica, dà le indicazioni ai suoi e intanto il Montepone, visto che si è rialzato il giocatore avversario, restituisce il pallone tra gli applausi del pubblico perché intanto anche il secondo anello del frabotto Mannis si è riempito, restituisce dicevamo il pallone a Zaffino. Sbaglia! il rinvio e cerca subito il tiro in porta Procopio, una di quelle soluzioni per effettuare le quali ci vuole coraggio, perché se vanno bene sei un eroe, se sbagli ricevi come in questo caso anche qualche contestazione, però diamo atto al bomber Procopio che ha subito visto la porta, cosa che fa abitualmente e ha cercato di sorprendere Zaffino dopo un suo errore. Il rilancio di Pisano, colpo di testa di Nesci che scambia con Andreacchi, riceve pal palla, si ferma Protegge, cerca di andarsene sulla marcatura degli avversari. Con Idi non lesina anche interventi decisi, ma l'arbitro era lì vicino e quindi non fischia eh, nulla. E il tocco di Doria è verso Procopio, Procopio Tampinato da Ruffa, cerca poi di lanciare verso Marco Voci Intervento di Bonazza che poi tocca a sua volta per eh, Gambino. Scambio eh, dove però si inseriscono i giocatori del Monte Paone e ancora una volta Carchedi che lancia in velocità. Nel dubbio, uh, Spizzirri fischia il fuorigioco, tu che hai il monitor, come l'hai visto Andrea, chi era in fuorigioco? Secondo me no. C'era stata forse una piccola trattenuta, però Spizzirri era sicuramente posizionato nella maniera migliore per poter eh, chiamare questa situazione di gioco. Riparte ancora il Monte Paone con Bassi De Masi, con Idi che cercano appunto di alimentare la trama offensiva e la squadra di Mister Pisano. E ancora Bassi De Masi che tocca verso eh, Mungo, che tocca all'indietro per Bassi De Masi, per Paparazzo. Si cambia fronte, lancio in profondità verso Doria che mentre si gira vede intervenire. Molto bene eh, Carchedi che risolve una situazione difficile perché Doria aveva stoppato bene, però aveva il problema di girarsi. E quindi Carchedi è stato tempista nell'impedire la conclusione in rete dell'Avanti del Montepone. E ancora Procopio che scambia con Doria, esce ancora con decisione la Serrese, ma non c'è nessuno in avanti per raccogliere questo suggerimento. Bassi De Masi, Paparazzo subito per Conidi si accelerano i ritmi manovrando comunque sempre con la testa e non in maniera eccessivamente. Confusa o soltanto col cuore, tocco per Lombardo che da consueto libero aggiunto appoggia per Bassi De Masi. Andreacchi si danna per andare a disturbare facendo pressing questa iniziativa di gioco del Monte Paone. Il lancio è verso Fiorentino. Il pallone, però, entra in campo. Ci sono due palloni, e alla fine se. Fa sua la sfera Zaffino, questa volta i ragazzi, i raccattapallo del Montepone avevano tessuto a loro volta un'azione che ha portato un secondo pallone in campo, comunque niente di grave e riprende la partita con il rinvio di Zaffino. La palla arriva, colpo di testa, ricevuto però in questo caso da Ruffa, ancora un colpo di testa a favorire Zaffino Vincenzo, sicuramente il più elegante dei giocatori della Serrese per quanto riguarda il tocco di palla. C'è Mungo che va a pressare Calabrese e poi Pisani che dopo il fallo su Calabrese commette a sua volta un fallo deciso su Mungo vediamo che Spizziti va a musso duro su Procopio però in questo caso aveva già fischiato un fallo era praticamente finito il gioco anche se l'intervento di Pisani è stato duro eh, ma è proprio questo, il gioco era fermo ormai, non, non aveva nessuna necessità di fare fallo Pisani. e Penso che l'arbitro che fino ad ora non gli possiamo eccepire nulla è stato eccessivamente buono. E sarà proprio Pisani a calciare in direzione però di eh, Nesci che non raggiunge la palla con Bassi De Masi che controlla che la stessa finisca oltre eh, la linea che delimita il fondo del campo e quindi si riprenderà con un tocco di Lombardo che allarga per eh, Conidi. Conidi per eh, Antonio Paparazzo il capitano che appoggia per Marcellino, scambio e avanzano di qualche metro i giocatori del Montepone, poi Lancio a favorire o Mungo o Ienco ma la palla finisce a metà eh, tra i due, vediamo che è stato spostato un po' più a sinistra appunto Mungo da mister Pisano e si riprenderà con la rimessa laterale quando siamo a ridosso del 37 minuto di gioco con il Montepone in svantaggio per 0-1 a nei confronti del Serrese e con Calabrese che effettua appunto questa rimessa laterale con Ienco e Barcellino che rubano Palla Nesci. Il tocco all'indietro di Paparazzo costringe Basti De Masi a toccare poi a sua volta per Lombardo che gli restituisce la palla e ancora Marcellino che se la va a prendere all'altezza proprio della propria area di rigore per affidarla poi a Paparazzo scambio tra i due apertura ancora per Bassi De Masi che controlla la sfera e tocca per Ienco Ienco riceve viene anticipato da un intervento deciso di Calabrese e poi la palla finisce in rimessa laterale assegnata dal signor Spizzirri al Montepaone e ancora Ienco per Procopio che gli restituisce la sfera Ienco avanza, punta l'avversario appoggia per Muro per Mungo ancora un tocco interviene eh, Pisani e la palla finisce in calcio d'angolo e il quarto tiro alla bandierina per il Montepaone. Vediamo ancora Paparazzo in assenza di Mellascia, vediamo se ci sarà uno schema perché anche Fiorentino cambia fascia e va appunto a chiamare eh, lo schema con... Mungo che si prepara appunto a battere per Paparazzo, Fiorentino si sovrappone, Mungo riceve il pallone, mette in mezzo ma viene chiuso dal ritorno di Gambino, ma ci pensa poi bassi de masi a recuperare la sfera e allargare in maniera però imprecisa per, per Procopio. C'è qualcosa che alla fine non va nel ragnatela di passaggi del Monte Paolo. Sì, c'è qualcosa che non sta funzionando e io lo, abiterei, lo addebiterei principalmente ad una mancanza di, di testa in questo momento da parte dei, degli undici gialloverdi che non si sono ampiamente ripresi dallo svantaggio. E intanto Doria tenta un tiro cross che finisce fuori superando appunto la traversa della porta di eh, Zaffino. Però sicuramente il, la cifra di gioco che viene macinata dal Montepaone è quella consueta non si riesce a finalizzarla con la Serrese, che giustamente a questo punto, in vista della fine della, propria, della prima frazione di gioco, tende a eh, guadagnare qualche secondo. Sale ancora sulle spalle, però di paparazzo il giocatore della Serrese si l'ottava di eh, Larizza, ancora uno scambio eh, non precisissimo tra i giocatori del Paone con Bassi De Masi che poi appoggia a Ienco, riceve il passaggio di ritorno, tocca per Marcellino che alza la testa, vede Paparazzo, lo serve, scambio all'altezza del centrocampo, ancora Bassi De Masi mentre si è già ricostituita la linea difensiva della Serrese, Ienco di petto ma Nesci gli ruba palla. Disturbato da Mungo, mantiene la palla il numero 9 della Serrese, ancora uno scambio con Bassi De Masi e Ienco. però è ancora la Rizza che colpisce i testa verso Andreacchi, probabilmente in posizione di offside. Recupera ancora Marcellino, Paparazzo. Marcellino, ancora Paparazzo e cercano di riorganizzare la trama offensiva. Apertura per Francesco Fiorentino che tocca a Marco Voci che gli restituisce la palla. Parte Fiorentino in velocità, ha di fronte a sé Bonazza che lo chiude il rimbalzo secondo i. Il giocatore della Serrese favoriva eh, la loro squadra, ma l'arbitro assegna la palla al Montepaone. Ancora Paparazzo per Fiorentino sulla catena di destra, sicuramente tutto scorre un po' più fluidamente. Fiorentino se ne va in velocità, riesce a, cr a crossare, impenna la palla Zaffina, ancora Gianluigi Zaffina con Procopio. L'arbitro nel dubbio fischia il classico fallo di confusione a favore della Serrese, però c'era stata un'indecisione difensiva con Procopio che aveva cercato di impadronirsi della sfera. Però il Montepone sta alzando il baricentro. E abbiamo visto che quando ragionano e ci credono nell'azione, cominciano subito a diventare pericolosi. Questa azione è stata l'esempio proprio classico di quello che il Montepone riesce a fare partendo e fraseggiando con convinzione sotto porta. E noi andiamo da Maurizio Valtrano. Approfittando di questa fase di, in cui stanno soccorrendo uh, Zaffino, Maurizio, quale può essere la soluzione tattica in questa fase della partita? È una soluzione tattica, più che tattica io direi lavorare molto sulla mente, perché devo dire che questi primi 40 minuti stiamo vedendo un Montepone irriconoscibile. Non vorrei che fosse uh, come dire, quasi un appagamento. Dopo le due importanti vittorie esterne, e hai notizie dalla Mezia? Era 0 0, adesso po posso rivedere. Ci farai un cenno nel caso cambi il risultato alla Mezzia anche se chiaramente questa partita viene vista poi registrata e quindi quando saprete tutti l'esito dell'importante match Vigor-Lamezia San Calogero che poi prelude alla venuta del San Calogero qui al Frabotto Mannis di Monte Paolo. Si riprende Gianluigi Zaffino quindi ha assorbito il colpo ricevuto e vediamo che... Ecco, ci fa segno Maurizio Vatrano che la Vigor Lamezia è in vantaggio per 1-0. Quindi, quello che è il risultato che sarebbe più utile per rendere ancora più emozionante questo campionato. Colpo di testa di Conidi, riceve la palla la squadra del Montepaone con Ienco eh, la fa sua Paparazzo che apre subito nei confronti di Fiorentino però in maniera non precisa costringendolo a retrocedere, si riparte da Conidi che è ancora da Paparazzo pressato da Gambino e Conidi che poi apre per Bassi De Massi con pazienza aprendo e allargando il fronte di gioco d'attacco del Montepaone Ienco che cerca di eh, passare a Procopio interviene eh, Zaffino in questo caso oh, Vincenzo e la palla finisce. Rimessa laterale Marcellino tocca per Mungo La palla finisce a Ienco Fa proseguire il gioco L'arbitro anche se forse c'è stato un fallo Però mi sembra giusto qui applicare la regola del vantaggio Sì sì la regola del vantaggio ci sta tutta È andato al tiro Ienco Va bene diciamo che sia l'uscita di Domenico Voci sia l'assenza di Mellace senza nulla togliere a tutti gli altri giocatori del Montepone che sono comunque validi e bravi sicuramente rende meno scorrevole l'andamento del gioco da parte della squadra di casa intanto Spizzirri va a rimproverare qualcuno nella panchina della Serrese dicendo che bisogna stare calmi anche in questo caso lo sentiamo sin dalla tribuna questa è interattività campo tribuna ma sarà anche la mancanza di un pubblico oggi che ci rende possibile questo udito così dalla dalla nostra tribuna. <ride> Ma io vedo che il primo anello è come al solito soldato out sicuramente il fatto che in questo momento la Serrese stia vincendo eh, rende meno rumoroso il tifo del Montepone che comunque con i suoi ultras è sempre a sostegno della squadra di casa. Il lancio vede Conidi eh, recuperare la palla con tutta la Serrese che sale ma poi deve subito arretrare guidata dal centrale il capitano Carchidi e con Bassi De Masi che va a cercare Mungo. Mungo si gira di fronte a Sepisani si accentra un po' alla Insigne viene fermato però dal ritorno di Vincenzo Zaffino che poi affida la palla a Nesci che probabilmente allarga un attimo il braccio colpendo Mungo eh, Nesci eh, caracolla lungo il campo per poi affidare la palla a eh, Bonazza ci sembra che però viene fermato dal ritorno deciso di Salvatore Procopio come dicevamo il Manzukic del Montepaone riparte ancora Fiorentino sulla fascia ha di fronte a sé un avversario si tratta di Ruffa finge il cross eh, Probabilmente si va a inserire in una zona di campo poco favorevole che permette poi a Ruffa non soltanto di togliergli la palla ma di guadagnare anche una rimessa laterale. Forse andava crossato il pallone prima. Sì, doveva crossare prima verso il centro, si è messo in una zona di campo dove era ampiamente chiuso e nelle maglie di tre calciatori della SRS si è spento l'iniziativa di Fiorentino. Chissà mai se il signor Spizzirri starà pensando al recupero visto che siamo al 45esimo. Ma attenzione a Nesci che arriva e grande volo con la mano di richiamo di Lombardo che è come se avesse fatto un gol perché il tiro di Nesci è di quelli velenosissimi. E Lombardo è andato a togliere probabilmente, se non dal 7, dal 6 il pallone, e dimostrando appunto che a volte i giocatori importanti si fanno trovare pronti anche se chiamati in causa soltanto una volta, gran tiro di Nesci quando siamo al 46esimo superlativa risposta di Gianmarco Lombardo che si è disteso e con la mano di Ricchiamo ha messo in calcio d'angolo si tratta del secondo calcio d'angolo in favore della, eh, della Serrese parte la parabola di Andreacchi attenzione colpo di testa questa volta la Rizza e eh, Zaffino si erano trovati in ottima posizione forse un po' troppo soli ma riparte subito il Montepone 46esimo e 40 secondi parte Bassi de Masi per Marcellino, tre giocatori su di lui. Apertura per Marco Voci, ecco che arriva Doria da solo, entra in aria, cerca il cross, mette in mezzo il pallone. Carchidi e Procopio, e Procopio uh, si scontrano. Ma alla meglio il difensore della Serrese riparte ancora Paparazzo che allarga il fronte di gioco verso Bassi De Masi, torna addirittura in copertura Nesci. Bassi De Masi di esterno verso Procopio, la palla arriva nella zona di Bonazza e poi ci pensa. Ruffa a mandare via il pallone. Dove arriva però Andreacchio? Deciso l'intervento di Paparazzo che poi viene murato da Carchidi. Andreacchio avrebbe voluto eh, il fallo, ma recupera ancora Conidi. Apertura di eh, Doria verso eh, Fiorentino e Bonazza mette la palla rimessa laterale. E l'arbitro intanto va ad ammonire Andreacchi perché eh, aveva protestato in maniera eccessiva, ritenendo di aver subito, di aver subito un fallo, e viene espulso. Vediamo chi viene espulso. Proprio Andreacchi, doppio rosso. Troppe parole. E mi sa che Andreacchi dovrà abbandonare la partita. Avrà detto qualcosa che non va all'arbitro. E quindi il doppio rosso per Andreacchi determina un'inferiorità numerica per la Serrese. Proprio sul finire del primo tempo di gioco, con la squadra ospite in vantaggio. Giuseppe, quindi. Quando siamo al 48esimo, espulso Andreacchio, avrà detto all'arbitro Birbantello, Corbezzoli. Ma sicuramente ci, ci sarà stata una reazione verbale perché l'arbitro mi sembra una persona corretta. Adesso, però, sono troppo eccessive le proteste in campo da parte di Nesci che sta esagerando. E vediamo che è Carchedi che va a parlare appunto con l'arbitro, mentre effettivamente Nesci sta contestando l'operato del signor Spizzirri e Andreacchi arriva mestamente in panchina, anche perché ha disputato un ottimo primo tempo e quindi è una perdita per la Serrese. A questo punto l'arbitro segnala qualcosa, ora non riusciamo a capire, dice, chiede, chiede che venga proprio allontanato Andreacchi che deve lasciare il campo e siccome non ha gran fretta, quindi aspettiamo che eh, raggiunga gli spogliatoi il giocatore della Serrese, si riprende con la rimessa laterale per Procopio che mette in mezzo il pallone, ribattuta di Ruffa e palla, palla che finisce che finisce in calcio d'angolo, si tratta del quinto calcio d'angolo da eh, a favore del Montepone, ma sarà necessario intervenire con eh, de, dei soccorsi nei confronti di Ruffa che appunto rice ha ricevuto il pallone sulle, eh, sulla faccia probabilmente. E quindi però viene subito detto l'intervento appunto eh, dei massaggiatori, mentre siamo giunti al 49 ⁇ di un primo tempo che se, sta durando parecchio proprio per le interruzioni che ci sono state. Paparazzo, Marcellino, stop di petto, tenta il tiro, Pisani fa impennare il pallone, cadono in due, quelli della Serrese, Procopio, mischia in aria, recupera Mungo, ruba palla, eh, Larizia che però alla fine non riesce a proteggere, Lanzisir sì, recupera tra tanti giocatori e l'arbitro decide che il momento momento di andare tutti a prendere un tè caldo quando siamo al cinquantesimo di gioco. Finisce la prima frazione di questa partita tra Montepaone e Serrese con la Serrese in vantaggio per il gol al ventitreesimo di Gambino. Vi diamo appuntamento al secondo tempo. ricevitoria Gerace a Montepone-Rivo da noi puoi giocare Super 8, Totogol, Totocalcio, Trist giornaliere e Win for Life. Ogni ora. Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio. Ed in attesa della tua giocata vincente, puoi consumare un gustoso aperitivo nell'Annesso Bar Ricevitoria Gerace. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Ritolo. Su di noi puoi scommetterci. Sentite spettatori di S1 TV, benvenuti qui al Frabotto Mannis di Montepaone per il secondo tempo della partita Real Montepaone Serrese. La prima frazione di gioco si è conclusa sullo 0-1 con il vantaggio per gli ospiti con gol al 23 di Gambino colpo di testa all'indietro su cross di eh, Vincenzo Zaffino e eh, stanno rientrando in campo le formazioni. Notiamo che appunto la Serrese eh, essendoci stata l'espulsione di Andreacchi giocherà tutto Secondo tempo in 10 uomini. Quindi, eh, Giuseppe Ranieri, come lo immagini questi, come li immagini questi secondi 45 minuti? Beh, sicuramente bisogna vedere cosa la Serrese riuscirà a fare in 10 e quante gambe ancora hanno. È chiaro che sarà più facile per il montepaone perché la Serrese è un uomo in meno, ma eh, il montepaone deve essere più deciso sotto porta e deve giocare subito in velocità di prima un uomo in più, ma un gol in meno per il Montepaone e quindi Giuseppe Ranieri insieme a Maurizio Vatrano, a Pasquale Lentini, Antonio Siciliano e alla voce di Giorgio De Filippis fa parte della squadra esterna 65 che vi offre appunto e vi garantisce la visione di questa partita. Vediamo appunto che si è cominciato subito lancia in resta per quanto riguarda il Montepaone con la Serese appunto che avrà un un atteggiamento presumibilmente difensivo con con Zaffino che serve l'autore del gol Gambino che riceve palla la affida ora probabilmente a Nesci che cerca di far proseguire il passaggio ma la palla finisce in rimessa laterale con tutto il Montepone che sicuramente è voglioso di fare bene, di segnare quei gol che possono essere importanti anche alla luce del risultato che si sta sviluppando sull'altro campo importante di oggi della ventunesima del campionato di prima categoria calabrese Girone C, cioè quello Vigor Lamed San Calogero che vede in vantaggio la Vigor Lamezia, terza forza del campionato e quindi San Calogero capolista che sta perdendo in casa della Vigor. Ma parte ora Conidi che tocca verso... Doria che si gira con eleganza. Chiuso da Gambino, va poi a conquistare ancora un pallone che viene però rinviato in una zona dove Conidi interviene in acrobazia per superare e impedire che la palla finisca a, uh, a Nesci. Intanto si stanno spostando tutti i giocatori della scuola calcio del Monte C'è anche un ciclista e quindi uh, calcio e ciclismo si abbinano qui al Frabotto Mannis. Uh, Nesci recupera ancora la palla, la appoggia per Calabrese che la riceve e la scambia con Larizza, Larizza caracolla all'altezza della metà campo di gioco del Serrese, scambia ancora con uh, Calabrese, viene pressato da Doria e da Mungo che gli rubano palla, Marco Voci allarga ma ancora uno scatenato Larizza che va a riprendere il pallone prima che Paparazzo lo faccia suo e tocchi per Fiorentino si sviluppa la trama offensiva sulla fascia destra del Montepone con Fiorentino, Doria e poi uh, Marcellino che riceve palla, alza la testa, cambia gioco in direzione appunto di Jenko uh, uh, che punta l'avversario, si accentra, gran tiro di Jenko e grande risposta di uh, Zappino che appunto si distende per deviare in calcio d'angolo appunto il tiro del giocatore del Monte Paone. quindi c'è un altro calcio d'angolo. Mischia in aria, viene ribattuta la palla. Si combatte all'interno dell'area di rigore del Serrese. Poi esce con grande tranquillità calabrese che rinvia in una zona dove però non ci sono giocatori del Serrese. Si prevede quindi un vero e proprio assalto all'arma bianca da parte del Monte Paone con tutti gli effettivi che sono nella metà campo della Serrese che cerca appunto di difendersi ora che il pallone finisce a. Fiorentino riceve Doria, evita il ritorno di Bonazza, si accentra, mette in mezzo il pallone, ribattuta da parte della difesa con Ruffa e Zaffino. Si tratta di Vincenzo e Nesci che riparte, probabilmente allarga il gomito e qui se viene, se viene fischiata la punizione per un fallo di questo tipo, forse poteva esserci anche la munizione. Qui Spizzirri applica la regola del buonsenso. Eh sì, sì, è così perché in questo caso ci sarebbe stata l'ammunizione, è stato un arbitro diciamo equilibrato non ha voluto infierire più di tanto sulla Serrese. Anche perché prima Nesci era stato ammonito sostanzialmente per proteste quindi sono quelle ammonizioni, quelle per proteste che poi mettono in difficoltà l'arbitro quando ci sono i falli veri a mio avviso ma si riprenderà ora con una punizione Paparazzo eh, che tocca per Marcellino, Marcellino per Bassi De Masi, avanza ancora il Monte Paone, Ienco, si... Bassi De Masi si sovrappone, Ienco però cerca la strada della profondità, si ferma a di fronte a sé calabrese all'altezza della bandierina supera un avversario ancora Ienco che di destro cerca la soluzione personale qui forse eccede perché avrebbe potuto passare a un compagno comunque elegantissima l'azione del Millennians del... Del Montepone con Spizzirri, che dispone ancora, eh, appunto, si tratta della, di un giocatore della panchina, dovrebbe essere il portiere Mirarchi della Serrese, che lì era troppo vicino alle fasi di gioco nel praticare appunto un'azione di riscaldamento. Rinvio di Ruffa, la palla si impenna, colpo di testa di eh, Doria e il pallone finisce in rimessa laterale con la Serrese che si appresta appunto a effettuare la rimessa con Bonazza. Eh, palla lunga alla ricerca di eh, Nesci lo anticipa Fiorentino con decisione ma senza fallo. Recupera ancora Bonazza. Nesci e Fiorentino Tekel deciso senza eh, però cattiveria. E ancora Conidi che allarga verso Marcellino Marcellino di esterno destro si appoggia su Bassi De Masi che gli restituisce la palla. Tutta la Serrese a difesa del vantaggio e tutto il Montepaone in attacco. Ora c'è solo Lombardo nella metà campo del difensiva del Montepone. Fiorentino si prepara al cross, lo effettua colpo di testa di Marco Voci che come al solito arpiona la palla su queste traiettorie alte, ma in questo caso non inquadra con precisione la porta e la palla finisce in out. Il mister Schinello rimprovera Pisani che in questa situazione non era stato abile nella copertura su Marco Voci, ma è lo stesso Pisani che si prepara appunto a calciare il rinvio in direzione chiaramente Nesci che stoppa il pallone fa salire la squadra con Larizia che però viene subito chiuso e il tocco è per Paparazzo l'impressione in questo secondo tempo è che il Montepaone probabilmente stimolato negli spogliatoi da Mister Pisano abbia deciso di mettere, innestare le marce alte con Conidi che riceve da Fiorentino e poi appoggia per Marcellino che torna indietro a recuperare la palla difesa a 4-1 uno per quanto riguarda con quattro giocatori in linea, Vincenzo Zaffino in una posizione un po' alla Pirlo della Serrese. E il lancio, però, vede Fiorentino colpire di testa per Doria. La palla arriva al centro, Marco Voci e Ruffa combattono e poi ancora. Il tocco è per eh, Nesci, chiuso con abilità da conidi. Eh, Ienco Mungo riceve la palla, la stoppa di fronte a Sepisani, cerca di evitarlo con la velocità, ubriacandolo con un dribbling. La palla non è uscita. Mungo mette in mezzo, arriva con un colpo di sinistro da biliardo Doria e il pallone finisce in out. Molto bravo Mungo in questo caso a riuscire a mettere in mezzo il pallone. Doria forse doveva calciare con maggiore Cattiveria e non cercando il colpo di precisione, però è un'altra occasione che il Montepaone mette nel proprio carnet. In un inizio di secondo tempo, siamo al settimo minuto che lo vede soccombere per 1-0 contro una Serrese che vede Nesci a sua volta difendere bene la palla e poi conquistare una rimessa laterale che sarà di competenza del numero 11 Bonazza. Ancora per Nesci, colpo di testa di Fiorentino. Ormai presumo che Lombardo eh, rimarrà molto solo nella sua zona di campo perché tutta la partita si svolgerà nella metà campo della Serrese che comunque si sta difendendo con ordine. È un 4-3-1 in sostanza quello che sta eh, applicando. Con Nesci però defilato un po' sulla sinistra Sì, sì, è un 4-3-1. Nesci esterno. E cercano di difendere il risultato chiaramente, hanno un nome in meno, il Montepone adesso in questi primi minuti sta esercitando la giusta supremazia territoriale e per sei volte è giunto dalle parti di Zaffino. Eh e infatti Gianluigi Zaffino ora recupera la palla, fa un attimo rifiatare i suoi e si prepara appunto al rilancio chiaramente in zona Nesci che stoppa molto bene in questo caso, difende il pallone se ne va a due avversari e poi tenta la soluzione impossibile con un tiro che risulta comunque essere velleitario e viene arpionato da Lombardo, da Lombardo e riparte ancora il Montepaone con Conidi che tocca per Fiorentino, superata la metà campo sovrapposizione di Paparazzo Marco Voci per Paparazzo c'è Bonazza che ruba palla e ancora Nesci che d'esterno cerca di servire Gambino. Rimpallo con Marco Voci. La palla ancora per Paparazzo. Ha di fronte a Seruffa. Paparazzo la mette in mezzo. Una parabola pericolosa che però supera la trasversale la porta di Zaffino. E ci sarà ancora una rimessa laterale. Mentre vediamo che Mister Pisano sta facendo riscaldare i suoi, distinguiamo chiaramente. Pirritano, che è uno di quei giocatori che nei momenti in cui bisogna combattere sicuramente può fare la differenza, e ancora Ruffa che calcia lontano. però questa volta serve Mister Pisano che stoppa la palla e la affida a Fiorentino per la rimessa laterale. E ancora Fiorentino che guarda il piazzamento dei compagni, tocca per Procopio che ha su di sé due avversari, cerca di andarsene, scambia con Doria e poi la chiusura di Ruffa impedisce al giocatore del Montepone di servire appunto il centro entra avanti, Salvatore Procopio, rimessa laterale affidata questa volta a Fiorentino che tocca per Paparazzo che gli restituisce la palla di prima intenzione, Fiorentino mette in mezzo, sbucciata, Papa, eh, Procopio si gira, gran tiro di Doria con grande decisione ma poca mira e la palla finisce alta, alta sulla traversa, però il Montepaone a questo punto sta sottolineando una netta, un netto predominio territoriale, chiaramente avvantaggiato anche dalla inferiorità numerica dei giocatori della Serre ricordiamo l'espulsione di Andreacchi per doppia munizione eh, derivante prima da un fallo e poi da proteste che ha penalizzato la squadra di mister Schinello cerca di andarsene Gambino c'è stato però un fallo eh, di Nesci su Marcellino sicuramente qui Nesci fa valere la sua esperienza, riparte ancora il Montepone e c'è Spizziri che va a rampognare eh, con Idi, reo di aver detto qualcosa di troppo, con Spizziri non si scherza, si parla poco perché lui fischia e ammonisce tanto. Uh, si prepara Fiorentino a effettuare il cross direttamente su uh, Zaffino che mh, recupera la palla, in questo caso si accartoccia per recuperare qualche secondo. Dicevamo Giuseppe di Spizzirri non si scherza, ammonisce e spelle. Beh, è un arbitro sicuramente serio, lo ha dimostrato nei primi 45 minuti. E già nell'inizio del secondo tempo ha voluto, graziare, ha voluto graziare Nesci per non inferire troppo sulla Serrese. Nulla da eccepire. Siamo stati abituati in questo campionato a vedere arbitri non all'altezza della situazione, ma questo è davvero un signor arbitro recupera intanto Conidi che tocca ancora sull'esterno per Fiorentino appoggio per Paparazzo movimento delle punte in attacco Procopio riceve la palla di fronte a Seruffa lo evita prima che la palla esca riesce a calciarla però in maniera imprecisa e il pallone finisce sul, sul fondo e ancora una rimessa laterale quando sono trascorsi i primi 11 minuti di gioco e il risultato è sempre di Serrese in vantaggio sul campo del Montepaone per una Zero e sarà come al solito Pisani a effettuare questo rinvio rinvio che viene stoppato da Fiorentino che tocca per Doria elegante il controllo, sovrapposizione di Fiorentino leggermente lungo il suggerimento di Doria e quindi la palla finisce in rimessa laterale con Bonazza che si prepara a effettuare quest'ultima però c'è un cambio, andiamo a vedere un attimo di, eh, di chi si tratta probabilmente è Bonazza che esce ed entra il numero 16, Raffaele Randò. Quindi, al posto di Bonazza, quando siamo al dodicesimo minuto del secondo tempo, entra il numero 16 eh, Randò. Cambiamento probabilmente tattico perché ci sembra che eh, sia. Più esperto e probabilmente con maggiori att eh, attitudini difensive, Raffaele Randò, che entra in campo appunto con il numero eh, 16. La rimessa laterale sarà di spettanza proprio del neo-entrato Randò e quindi la effettuerà mh, cercando di servire appunto un uh, giocatore. Del, si tratta di Nesci chiaramente. Recupera ancora Nesci, cerca l'esterno con Randò che a sua volta cerca di lanciare in profondità uh, il numero 4 ga Gambino. E la palla finisce in rimessa laterale ma riprende ancora il gioco con la Serrese che cerca di portare lontano dalla propria area di rigore sia la sfera di cuoio che tutto il Montepone rimessa laterale che è ancora di competenza della squadra ospite vibonese con Randoker effettua in direzione di Nesci Nesci e Fiorentino fanno a sportellate se ne va in velocità Nesci punta l'avversario accanto a sé Gambino evita conigli, mette in mezzo il pallone per l'intervento di Larizza che riesce a sua volta a rimettere e mezzo, ma la palla era uscita. E intanto noi abbiamo qui in tribuna stampa il giocatore del Montepaone Cannistra, Se si avvicina, anche se possiamo chiedergli un po' cosa che aria tira negli spogliatoi e cosa pensa che possano fare i suoi compagni. Ma sicuramente abbiamo iniziato meglio questo secondo tempo. Speriamo di raddrizzare questa partita e di portarla a casa, importantissimo. Come va la mano? No, la mano bene, bene, ho avuto un problema alla gamba, però la mano meglio. Ok, intanto qui lo ringraziamo per essere venuto anche lui qui in tribuna stampa. Ma si sa, tutti vogliono stare in tribuna stampa perché è comodissima. E, e la palla viene ribattuta ancora dai giocatori del Montepone. Quando siamo al quattordicesimo minuto di gioco, 0 a 1 vantaggio della Serrese e Calabrese che va a ricercare il pallone per effettuare la rimessa eh, in gioco con le mani e con tutta la Serrese appunto che sta, eh, si sta organizzando per difendere un vantaggio legittimamente con conquistato e che il Montepaone sta cercando di insidiare mettendo tutta la propria grinta e il proprio agonismo nel cercare appunto di recuperare un pareggio che comunque vista la supremazia territoriale in questo momento vediamo cosa dice Giuseppe Ranieri potrebbe essere comunque giusto sì, sicuramente nulla da eccepire sul vantaggio della Serrese nel corso della prima fazione di gioco, ma questo Montepone può davvero insidiare eh, la porta di Zaffino perché dall'inizio è entrato in campo con un altro piglio, quello di chi non vuol soccombere, e sta cercando di raggiungere questo, questo parziale, eh, cercando di raddrizzare quindi questo risultato. Marcellino si gira, si accentra, è pressato da Randò che commette fallo ed è un fallo di quelli importanti perché la punizione all'altezza. Di 24 metri e 36 centimetri, da quello che ci dice il nostro monitor di servizio, Giuseppe. Leggo bene. Sì, sì, leggi benissimo. E sarà importante perché Paparazzo cercherà di scodellarla in mezzo per la testa di uno dei giocatori. Ecco, l'ha fatto arretrare leggermente Spizzirri quindi alterando tutte le nostre eh, considerazioni geometrico-matematiche. Però a calciare sarà appunto eh, paparazzo. e Vediamo che sono cinque, se non sei giocatori del Monte Paone pronti a un'eventuale deviazione. Con Marcellino che sta chiedendo appunto la palla, perché nessuno in questo momento ora sì, San Vincenzo Zaffino lo sta facendo. Accenna a marcarlo, vediamo un attimo se ci sarà qualche schema. Si muove anche Mungo, parte la parabola, arriva di testa Carchidi e poi mette via il pallone. Nesci però si erano avventati in parecchi, pronti a raggiungere l'impatto con la sfera per poter cercare di deviarla in porta. Ed ecco che è arrivato il momento di Pirritano con Paparazzo. Ora che siamo al sedicesimo minuto, che lascia il campo rapidamente. E Pirritano, quindi un attaccante che va a sostituire il giocatore, il campista del uh, del Monte Paone, quindi entra in campo Pirritano al posto di Paparazzo al sedicesimo del secondo tempo e noi lo annotiamo subito. Intanto è Nesci che va a dare una mano addirittura in difesa, trattiene Mungo, si combatte e alla fine fischia la punizione l'arbitro uh, Spizziri e ci sarà una sorta di calcio d'angolo corto con eh, ammonizione. Ci sembra. Per Nesci e vediamo che a questo punto la di Nesci probabilmente porterà all'espulsione. Vediamo se stiamo leggendo bene, vediamo cosa farà Spizzirri. Però eh, Nesci è stato ammonito e noi abbiamo segnato che c'era già una munizione precedente, probabilmente però non se ne è accorto. Spizzirri, eccola qui. Serrese in nove giocatori, Nesci che viene ammonito per proteste e quindi seconda eh, espulsione nei confronti della Serrese. Con Spizzirri che riduce in nove i giocatori della squadra ribonese. Quando manca mezz'ora alla fine della partita, siamo al diciassettesimo e quindi Nesci contesta ancora questa, questa decisione uh, dell'arbitro. E vediamo appunto che uh, probabilmente lo fa soprattutto per uh, guadagnare qualche minuto. Giuseppe, sarà stata qualche parola di protesta dopo il fallo. E sicuramente è stato così, abbiamo visto già eh, nel corso del primo tempo, Nesci è un po' nervoso, sente troppo la gara, ha il peso della responsabilità eh, dell'attaccante su questa partita e i nervi avranno avuto successo sulla, sulla sua testa e quindi è stato espulso. E a questo punto si aprono prospettive importanti per il Montepone, che però rimane sotto di un gol. Siamo al diciottesimo minuto del secondo tempo, con Mister Schinello e Mister Pisano, che stanno dialogando appunto sul fatto che si sono verificate due. Due espulsioni e quindi prima Andreacchi e poi Nesci per proteste dopo falli sono stati ammoniti e alla fine eh, espulsi. Ecco che Nesci sta abbandonando il campo anche se lo fa attraversando tutta l'area di rigore quindi con tranquillità mentre Spizzirri misura, eh, misura appunto con i passi la distanza per questa punizione, però ecco che Nesci parla anche con tutti i tifosi. E non ha ancora abbandonato il campo. Spizzirri lo aspetta e Nesci che contesta appunto questa situazione. Con Spizzirri che va a vedere se succede qualcosa. Perché appunto chiede al capitano di far, di far allontanare eh, appunto il suo giocatore si riprenderà probabilmente dopo che sono, siamo al diciottesimo, quindi sono passati già un paio di minuti quindi Nesci ha eh, lucrato il massimo possibile pur essendo espulso eh, ma bisognerà vedere se poi Spizzirri recupererà qualcosa ora tutto sta a chiedersi come si disporrà a Serrese ma sicuramente con una, una situazione molto difensiva Gambino mette in calcio d'angolo e quindi annotiamo un altro calcio d'angolo per quello che diventerà probabilmente un attacco a senso unico del Monte. Paone Che a questo punto deve soltanto cercare la rete contro la Serrese, che deve a soltanto difendere il vantaggio. Arriva la parabola: colpo di testa, palo, colpo di testa di Marco Voci, Pirritano e sulla parabola eh, Palo che salva appunto la Serrese. E Pirritano non riesce a ribadire, sia pur in rovesciata, appunto la, il tiro che poteva arrivare nello specchio della porta. Eh, sarà Ruffa ora a effettuare il rinvio.

Con il colpo ai di testi di Marco Vosci che si è stampato sul palo alla sinistra di eh, Zaffino, il rilancio però viene bloccato da Fiorentino con l'aiuto di Marcellino. Tocco per Procopio, ancora per Marcellino, arriva la palla nella zona di Randò che la protegge dall'intervento di Doria. Alla fine poi Doria frana su Randò e quindi ci sarà eh, la punizione in favore della, della Serrese. Eh, a questo punto bisogna stare anche attenti perché magari l'arbitro vorrà... Pareggiare i conti rispetto a qualche atteggiamento magari scorretto dei giocatori del Montepaone, laddove accadesse? Beh è chiaro, guardando il suo equilibrio è molto ipotizzabile questa, questa situazione. È chiaro che il Montepaone con la verve di riagguantare il risultato e vincere la gara potrebbe commettere qualche, qualche pecca e ci auguriamo che non sia così. E comunque 11 contro 9, però 1 a 0 il vantaggio per la Serrese con Randò che effettua la rimessa verso Vincenzo Zaffino. Vincenzo Zaffino che fa impennare il pallone nella zona di Larizze che tocca per Gambino, anticipato da Fiorentino. Appoggio per Benito Mungo che punta l'avversario, lancia in profondità, Pisani la tocca e la palla finisce in calcio d'angolo. Quindi ancora un calcio d'angolo per il Montepaone, ormai si gioca eh, accelerando al massimo i tempi. Tocco nei confronti di Marco Vosci che se ne va in velocità, evita un avversario, mette in mezzo il pallone, la palla arriva a Mungo, ancora un rimbalzo con Idi, tiro murato con Idi, Pirritano recupera il pallone e questa volta sta diventando una corrida con Zaffino che mette la palla in rimessa laterale e Fiorentino appunto che la scarica poi su eh, Doria che ridà Fiorentino che evita Randò, anzi no, e la palla finisce ancora una volta rimessa laterale all'altezza della bandierina. Uh, Fiorentino riceve la palla, la tocca per uh, Marcellino che scivola, arriva la rizza, controlla la sfera, cerca il rinvio, sbatte su Randò, ancora un cross di Doria e la palla finisce lontano da qualsiasi possibilità di deviazione da parte, da parte dei giocatori del Montepone. Intanto Pisani si becca una munizione perché banda via un pallone che gli è stato offerto dai raccattapalle ed effettivamente in questo caso si è fatto prendere dalla rabbia ma giustamente sono in nove e quindi ricevono subito il pallone però è stato un gesto eccessivamente plateale con Carchedi che ancora contesta l'operato di Spizzirri e Pisani che guarda con occhio particolare i raccattapalle che gli hanno fornito subito il pallone. Si prende ancora il gioco mentre Spizzirri annota sul suo taccuino. Cosa, cosa è successo e eh, dà il via perché Pisani possa rinviare il pallone dà l'ok okay anche da Cattapalle che in fondo non faceva niente di male e poi calcia in direzione di Randò con Fiorentino che stoppa, tocca per Doria lancio che viene intercettato da Carchedi, ancora Randò, colpo di testa con Zaffino che la terra di Nessuno dove c'è soltanto Lombardo che la stoppa, La Rizza evita di fare pressing e tocca per Bassi De Massi, riparte ancora il Montepaone, Ienco riceve sulla sinistra e tenta il cross la palla arriva al centro, la stoppa Procopio, ma poi è Pisani che la rinvia. Ancora un colpo di testa di Zaffino che continua a giocare comunque con una certa eleganza, il rilancio finisce poi nella zona di Larizza e la rimessa sarà in favore della Serrese. Eh, come ipotizzi questi 25 minuti che mancano, Giuseppe? Il Montepone sta premendo, ma la Serrese mantiene la testa a posto, almeno ora che sono in doppia inferiorità numerica. Ma la Serrese si sta difendendo bene, sì è tutto possibile, hanno due uomini in meno, il Montepone sta giocando e approfitta pure di queste mancanze, però è possibile che ci sia un pareggio, è tutto possibile. Attenzione perché Pirritano ha commesso fallo su Carchedi che è caduto e qui sarà una punizione in favore del, della Serrese con Carchedi che però è rimasto a terra dopo l'intervento subito dal neo entrato eh, del Monte Paone. A battere, ecco Carchedi si è rialzato e questo poi alla fine è importante perché la salute fisica è la prima cosa e sarà ancora Pisani, il fromboliere della Serrese che manda la palla lontano in direzione di Zaffino, franco bollato da Bassi de Masi. Che rinvia per Yenko. Yenko elegante nello stop ma impreciso perché la palla finisce in out e quindi ci sarà una rimessa laterale con Calabrese che si prepara a effettuarla anche se nessun compagno lo segue molto nella zona offensiva. Riceve ancora la palla Larizza, il tocco è per Calabrese, lo scambio però viene intercettato da Bassi De Masi e ora il Montepaone con Lombardo cerca di ripartire e l'appoggio è per Conidi. Riceve palla il centrale della squadra di casa. Si allarga per Fiorentino, tutta la Serrese chiaramente torna in difesa a difesa del risultato. Uh, Fiorentino, tocco per Doria, punta l'avversario, lo evita. Si trattava di Gambino, si accentra Doria, appoggia per Marcellino. Tiro di Marcellino e la palla finisce però alta sulla trasversale. Con uh, Zaffino che comunque ci sembrava ben piazzato nei confronti appunto di questo uh, tiro, che co comunque è stato scagliato di piatto sinistro da Marcellino, forse leggermente alto. La palla ancora non supera la metà campo, anzi sì con Conidi che però la recupera ma nessuno della Serrese a questo punto è interessato ad andare a offendere. Semplicemente si tratta di difendere con cinque giocatori schierati in linea. Riceve ancora Ienco, sovrapposizione di Mungo, Ienco punta l'avversario, si tratta di Zaffino, si scontrano i due, non c'è fallo per... Spizzirri Zaffino rimane però per terra e con grande correttezza il Montepaone su indicazione di mister Pisano mette la palla in rimessa laterale perché Vincenzo Zaffino ha ricevuto un colpo probabilmente da assorbire perché non dovrebbe essere comunque niente di grave viene restituita la palla a Pisani che la calcia in avanti in direzione di Lombardo che è appunto la riceve, anzi no, la palla finisce direttamente eh, fuori e lo, eh, Pisani dice che non l'ha fatto volontariamente, ha soltanto rinviato il pallone. Riceve Marcellino, Caracolla all'altezza del cerchio di centrocampo, apre per eh, Conidi, eh, ormai tutta la Serresa è in difesa, Conidi per Fiorentino, Fiorentino cerca di servire Procopio, la palla passa e rimbalza due volte, arriva alla fine a Conidi che ancora una volta cerca di ragionare, ha di fronte a sé Gambino, appoggio per Marcellino. Marcellino, tiro di Marcellino murato da Zaffino. Non si ferma il Monte Paone, con Ienco che mette ancora la palla in mezzo in direzione Procopio. Alla fine fondamentale il colpo di testa di Randò e la palla finisce in calcio d'angolo. Siamo al nono calcio d'angolo per il Monte Paone. Con Fiorentino che si prepara appunto alla battuta, poi cede il tutto a Marcellino. Parabola lunga, esce Zaffino, Marco Voci lo travolge e quindi ci sarà una punizione in favore della Serrese con Gianluigi Zaffino che è rimasto a terra nell'impatto con Marco Voci. Comunque speriamo niente di grave. Oh no, si sta rialzando, non dovrebbe essere nulla di grave, c'è stato un contrasto. È probabile che l'impatto sia, sia stato forte perché Marco Voci è entrato in corsa, per cui l'avrà seriamente impattato. Comunque, una partita dove la Serrese ci sta sorprendendo perché con due uomini in meno stanno difendendo in maniera caparbia questo vantaggio di una rete a zero. E sarebbe una sconfitta importante questa per il Montepone, Giorgio. Anche perché qui al Frabotto Mannis gli unici ad aver segnato dai nostri appunti sono il Mammola, il Monasterace e il Mileto, solo tre gol subiti tra le mura amiche nei nove complessivi del eh, Monte Paone. Ed è chiaro che a questo punto la Serrese fa un po' quando, eh, come quando a scuola il professore, arrivato a un quarto d'ora dalla campanella, eh, decide di interrogare, tutti si muovono molto lentamente. Eh, vediamo se Maurizio Vatrano, se ci raggiunge solo un altro per dirci i nove uomini però con un vantaggio la Serrese sta amministrando. Cosa può fare il Montepaone? Paone? E deve continuare così, essere più preciso sotto porta perché abbiamo fatto tre conclusioni dall'area: praticamente due, due dori, di Dori e uno di Jenko, più tre o quattro conclusioni in maniera confusionaria intercettate dagli avversari. Palloni ne stanno vagando. Praticamente i dati ci stanno dimostrando che stiamo giocando solo nella loro metà campo. Quindi ci vuole precisione, e non cadere nel tradello della precipitazione. E pensi che possa avere una valenza filosofica letteraria, la solitudine di Gianmarco Lombardo all'interno della sua metà campo. Per, 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 per Antonio Masi il ruolo del portiere è un ruolo di solitudine. Benissimo, ringraziamo Maurizio Vatrano che appunto. È... È disponibile, noi cerchiamo di disturbarlo poco perché il suo lavoro è proprio quello di scoutman e quindi di calcolare tutto quello che succede in campo. Fortunatamente si riprende Gianluigi Zaffino mentre stiamo entrando nel trentesimo minuto del secondo tempo con un rinvio che però viene con te, eh, con, eh, raggiunto da Conidi che mette la palla rimessa laterale per evitare che finisse al numero 8. Larizia che è rimasto il riferimento avanzato per la Serrese e quindi sta facendo un po' da elastico avanzando. Poi tornando a Difed. La rizza colpisce di testa per Marcellino che scambia subito con Bassi De Masi che allarga Perienco. Tutto il Montepaone ormai a 3-4 punte si dispone sul fronte offensivo. Mungo riceve la palla, punta l'avversario, appoggia ancora Perienco. E... Cross di Ienco infine, si impenna la palla con Zaffina che scodella il colpo di testa di Pirritano che sulla corta respinta di Zaffino al trentesimo minuto di gioco riesce di testa e con la grinta del vero toro Matador Daria a mettere la palla in gol e crolla appunto la, la difesa della Serrese in inferiorità numerica su una palla lunga che viene respinta da Zaffino ma. Che vede Pirritano pronto al trentesimo minuto a riportare la situazione in parità e quindi sull'1 a 1 una partita che ancora può darci delle emozioni ma che a questo punto ci deve permettere attenzione perché Zaffino chiede, chiede il cambio, chiede all'arbitro di intervenire ma nessuno lo nota, intanto l'altro Zaffino Vincenzo se ne va in velocità ma viene contrato e combatte appunto all'altezza dell'area di rigore del Monte Paone, però c'è Zaffino che chiede appunto, appunto dei soccorsi. Vediamo se eh, riesce a recuperare, sicuramente è sofferente il portiere della, della Serrese prego, c'è Giuseppe Ranieri che ci segnala appunto che forse ha subito un colpo alla gamba eh, non so, noi ce l'avamo distratti però ecco, seguiamo un attimo questa azione, la palla arriva nella zona di Lombardo che la conquista e la scarica subito verso Doria con la Serrese che si trova con tre uomini in attacco, Doria parte in velocità, grande rientro di Randò ma il tocco è per Fiorentino che ha di fronte a Seruffa cerca di andarsene rimpallo e arriva alla fine, Randò che probabilmente eh, commette fallo su Fiorentino, ma l'arbitro decide che, la palla, eh, che il fallo è avvenuto fuori. In questo caso Giuseppe Ranieri, eh, Spizziri e il buonsenso vanno a braccetto. E anche se l'arbitro era distante, è riuscito a carpire la leggera distanza, parliamo di 4-5 centimetri dalla linea di, di porta, per cui ha segnato giustamente un calcio di punizione. Io, che sono un po' più cattivo, penso che Spizzini abbia detto: Dopo due espulsioni, se gli do anche il rigore contro, sicuramente non faccio contenti i giocatori della Serrese. Comunque, eh, vediamo un attimo questa punizione di Marcellino. Tutti all in the box. Parte la parabola di Marcellino e la toglie molto bene. Ci sembra proprio Randò dalla testa di Voci. Arriva al tiro ancora Ienco e la palla finisce eh, in out. Uh, Sul uh, uh, gol precedente il cross era stato di Ienco e l'aveva la, smanacciata Zaffino, che ora finalmente riesce a farsi, uh, a, a farsi medicare, anzi, no, addirittura esce Zaffino e quindi entra il portiere. Vediamo di chi si tratta: si tratta probabilmente di, uh, di Mirarchi. Ora andiamo a vedere appunto. Uh, chi sostituirà Zaffino? Quando siamo giunti al 33 minuto di gioco entra Mirarchi ed esce Zaffino. Chiaramente Mirarchi, visto che è una divisa gialla, deve mettere un fratino per distinguersi da, dagli altri. Quindi, sostituzione con Gianluigi Zaffino, che non ha per nulla demeritato, ma che però esce per un infortunio. E ingresso in campo del portiere Mirarchi, che mh, era eh, già usciva a sua volta da un infortunio al dito della mano e quindi proprio. Probabilmente gioca sul dolore, sarà proprio Mirarchi a effettuare questo rinvio. 33 minuto: Montepaone 1, Serrese 1. Serrese in 9 giocatori. E Montepaone che suona la carica dopo il gol di Pirritano. Lo sciacchieri del Montepaone l'uomo che porta avanti con le, sue, con le sue penetrazioni molte delle trame offensive del Montepaone Paone. Quando, quando gioca, chiaramente cerca di andarsene Mungo. Il pallone viene ribattuto. Recupera ancora Marcellino Assu di Selarizza. Scambio cambio che favorisce Pirritano che raccoglie la palla e allarga il gioco per Conidi. Conidi a sua volta apre per Fiorentino. Chiaramente il Montepaone cerca di far allargare i giocatori della Serrese. Molto bravo Larizza a strappare il pallone dai piedi di Fiorentino con ritorno poi di Marcellino che mette la palla in rimessa laterale. Anzi si trattava di Randò che ora effettuerà la rimessa laterale, ancora verso la Rizza, anticipato da Conidi che gli ruba palla, Fiorentino, Conidi, Gambino si lotta ormai su ogni pallone, apertura per Mungo, Mungo si proietta cercando di sfruttare la sovrapposizione di Jenko, a sua volta Jenko mette in mezzo il pallone, riceve la palla, eh, Procopio cade per terra, niente fallo secondo Spizziri sull'intervento di Carchedi e il pallone finisce tra i piedi di Lombardo, ormai posizionato sulla tre quarti campo della propria zona difensiva. E ancora Marcellino che recupera. Apertura per Conidi. Riceve palla il giocatore del Monte Paone. Cerca di toccare per. Marcellino, e alla fine la palla finisce a, Doria, a Fiorentino. Fiorentino mette la palla in mezzo, esce e controlla che il pallone sfili sul fondo. Eh, Mirarchi e si riprenderà con un calcio di rinvio in favore della Serrese. Siamo al 35 Giuseppe. 10 eh, minuti per resistere per la Serrese, 10 minuti di speranza per una vittoria per il Montepollo. E io penso che possa essere così, adesso eh, la Serrese si è difesa bene, ha preso, ha preso una rete, ma eh, si sta giocando sempre di continuo sotto la loro porta. Per cui, eh, un minimo errore potrebbe essere fatale per la Serrese. Marco Voci raccoglie il pallone, apre per Doria che mette in mezzo la sfera, arriva eh, Procopio e si distende eh, Mirarchi, ma non tocca il pallone e si tratterà di rinvio dal fondo secondo quanto detto da, da Spizzirri e quindi ancora una volta la Serrese difende la propria porta dagli attacchi del Montepaone con Mirarchi che appunto effettuerà questo rinvio con i piedi, col piede destro cercando di mandar via il più lontano possibile il pallone dalla propria area di rigore Lancio che vede la Larizia saltare insieme a Marcellino e Gambino che raccoglie la palla, si proietta Randò la riceve, non c'è nessun compagno che chiaramente che lo accompagna, Randò cerca di eh, guadagnare secondi preziosi e poi tocca per Gambino e questa forse è la soluzione della Serrese cercare di portare il pallone lontano dalla propria area di rigore la palla finisce alla Rizza in fuorigioco eh, perché si era trovato al di là della linea difensiva di tutti i giocatori del Montepone si riprende subito con un passaggio a Lombardo che poi apre per Bassi De Masi, a questo punto ci sono due giocatori della Serrese che ancora non hanno recuperato la posizione, parte Ienco, punta l'avversario, poi apre per la sovrapposizione di Benito Mungo che ha di fronte a sé Calabrese, cerca il cross, mette la palla in mezzo, Carchedi non raggiunge il pallone, traversa, mischia con Marco Vosic e poi finisce per terra, eh, Fiorentino si combatte, Pirritano riceve il pallone ancora per Doria, Spizziri sta scontenta scontentando tutti, il pallone rimbalza ed è ancora Pirritano che recupera ma viene fermato. Dal recupero di Gambino, parte in velocità la rizza. Gambino cerca di servirlo, ma poi viene contratto da Bassi De Masi e ci sarà rimessa laterale in favore del Montepaone Quindi anche una traversa da notare in una fase concitata di gioco. Un tiro modello inter-Genova con eh, Ranocchia che appunto ha ricevuto un rimbalzo nella partita di Serie A. Ma attenzione, Doria che mette in mezzo il pallone, deviato dalla ruffa. con. Mirachi che però non riesce a controllare la palla e ci sarà ancora un calcio d'angolo in favore del Monte Paone. Eh, sul rimpallo non siamo riusciti a vedere esattamente chi è che ha colpito la traversa ma ormai tutti dentro con eh, Spizzirri che cerca di fare un po' d'ordine. Richiama la parabola Marcellino. Arriva la palla in mezzo e la ruffa ribatte ancora, ancora in calcio d'angolo. È un assedio del Montepaone che si lancia appunto alla ricerca del gol che gli darebbe vittoria probabilmente primato in classifica. Fiorentino e Larizza che riesce a conquistare il pallone e a lanciare per la proiezione offensiva di Calabrese. Chiude Ienco. La palla si impenna. Procopio la controlla e con Vincenzo Zaffino preferisce appoggiarsi all'indietro per Bassi De Massi. 38 minuto e 33. 3 secondi, Bassi De Masi con Marco Voci, Franco bollato da Carchedi, ma è ancora Doria che mette in mezzo la palla. Pirritano fa sportellate con Calabrese che finisce per terra e segnala la punizione eh, Spizzirri. Quindi un momento per rifiatare sia per noi che per la difesa della Serresa. Beh sicuramente questo è un assedio che il Montepone sta ponendo in essere, ma ricordiamolo con la mancanza di due uomini da parte della, della Serrese. È vero comunque che ad inizio secondo tempo eh, c'era ancora Nesci, ma il Montepone è entrato con il piglio di chi non, non, non vuol cedere le armi e è conscio dell'importante dell risultato di questa giornata. Sta cercando ancora adesso di raggiungere una tanta cognata vittoria. E riceve il pallone Fiorentino, suona la carica per Doria che arriva al crossing corsa, mette la palla in mezzo, rimpallo tra una marea di gambe e poi Calabrese spazza via cercando appunto di recuperare il pallone, viene mandato in campo un altro pallone con Pirritano che lo calcia via e la rimessa appunto è in favore del Montepaone e ancora sulla fascia sinistra di gioco che Mungo cerca di crossare, il cross viene intercettato da Vincenzo Zaffino che riparte con eleganza e con stile, cerca di andarsene in velocità, viene chiuso però dal ritorno di Bassi De Masi che suona la carica a sua volta si sposta sulla destra appoggia per Fiorentino fallo di Zaffino in questo caso non un fallo cattivo ma un fallo tattico perché dopo aver eh, portato avanti il Baricento e la propria squadra Zaffino doveva interrompere il gioco per evitare appunto che di, di far trovare la sua difesa scoperta ha chiesto anche scusa quindi ci sta tutto sia il fallo sia la munizione sia la giustificazione che stiamo dando appunto a Vincenzo Zaffino ma questa sarà una parabola che Marcellino cercherà di calciare mettendola in mezzo ormai praticamente tutti all'interno dell'area di rigore a eccezione di un paio di difensori. Parte Marcellino, la parabola viene intercettata da Conidi che mette ancora in mezzo, Pisani ribatte, non si guarda più tanto dove, si guarda soltanto a mandare via la palla e a far trascorrere il tempo. Siamo giunti alle soglie del 41 minuto, 1-1 tra Montepaone e Serrese, ancora Marcellino, la palla arriva al centro dell'area, colpo di testa in appoggio. Per Doria che allarga verso Fiorentino, che riceve la palla, alza la testa, si prepara al cross, mette in mezzo Fiorentino, colpo di testa di Marco Voci e la palla finisce però out lo, sopra la traversa. Ancora un calcio di rinvio per la Serrese. Con Mirarchi che appunto riceve questa palla da Marco Voci e si prepara con calma a rinviare. 41esimo, 16 secondi, una manciata di decimi, mentre parte questo pallone che cerca appunto di superare la metà campo. C'è un fallo di Larizza che poi allontana il pallone. In questo caso vediamo Spizzirri che dialoga con Gambino, chiedendogli di non toccarlo, e con il Montepaone che riparte ancora. Paparazzo, tocco per Mungo, è sulla catena di sinistra che si sviluppa l'azione tra Mungo e Ienco, Ienco che crossa, la palla arriva nella zona. Di Randò che la manda via recupera ancora Doria che la mette in mezzo a sua volta verso Procopio che stoppa di petto Carchetti eroico nel rinvio e Larizia che controlla il pallone Pirritano di, di fisico lo difende ma poi commette fallo e quindi ci sarà un fallo in favore della Serrese con ulteriore possibilità per i giocatori di Mister Schinello di recuperare una manciata di secondi con calma con Pisano che appunto guadagna a sua volta qualche metro e tutta la panchina della Serrese che si rende conto di essere alle soglie di un'impresa in nove qui al frabotto Mannis sulla situazione di pareggio 1-1 al gol di Gambino al ventitresimo del primo tempo ha risposto al trentesimo del secondo la rete di Pirritano comunque il Montepone sta giocando la sua partita sicuramente non è facile rimontare un gol anche a una squadra in inferiorità numerica nel momento in cui l'unica occupazione di quest'ultima è quella giustamente di difendere il vantaggio acquisito tocco per Marcellino che allarga a sua volta per Ienco che riceve stop di fronte a Se Calabrese, lo evita, entra in aria, tiro di Ienco, è una via di mezzo tra un cross e un tiro e la palla finisce out con Mirarchi che beh, si occuperà del rinvio. Giuseppe è venuto il momento di segnalare i giocatori migliori dal tuo punto di vista. Sì, per la Serrese La Rizza e Gambino si sono distinti durante l'arco della gara, mentre per il Montepone vabbè ovviamente Pirritano perché ha raggiunto il pareggio e possiamo anche, possiamo anche menzionare Fiorentino che serve numerosi palloni al centro. E voi, telespettatori, premendo il tasto fucsia del vostro telecomando, potete confermare o meno eh, il giudizio espresso da Giuseppe Ranieri. E ancora Pirritano che recupera palla, cade per terra, nulla di fatto, secondo eh, Spizzirri, che era lì pronto a vedere. Giuseppe, cosa hai visto sul monitor? Ma secondo me il rigore c'era, Pirritano è stato buttato giù. Rinvia Mirarchi, la palla si impenna in direzione Larizza, ma c'è il numero 6, Bassi De Masi, che evita anche il ritorno di Larizza. Tocca per Rienco. Larizza scatenato per cercare di contendere il pallone ai, ai giocatori del Monte Paone. E siamo giunti al 44 minuto, quindi in zona segnalazione di recupero da parte del signor Spizziri di Cosenza. Sarà calabrese a effettuare questa rimessa, ma intanto Larizza è rimasto a terra e quindi necessita di un intervento che possa. Rendere al meglio la propria la sua situazione, eh, la sua situazione fisica. Probabilmente ci è sembrato che abbia ricevuto un colpo al braccio destro. Si sta per rialzare eh, la rizza. Vediamo ora se Spizzirri segnalerà già il recupero. Aspetterà gli altri 30 secondi che ci separano dal 45 minuto di gioco. Il pallone finisce a Zaffino che viene fermato. Il rinvio, però, attenzione è per Randò. E eh, Spizzirri fischia. Fischia qualcosa. Ha fischiato qualcosa. Probabilmente un fallo. Su un mungo e anche qui la panchina della Serrese contesta questa decisione dell'arbitro Cosentino. Riparte ancora Conidi, riceve palla, eh, supera la metà campo e allarga per Doria. Il Montepaone cerca comunque di ragionare anche in questa fase di complessa situazione. Pirritano non impatta bene il pallone, rinvio di eh, Pisani ancora nella zona di Conidi che lascia rimbalzare la palla. Tutta la Serrese in difesa, il Montepaone che attacca ancora una volta Doria controlla il pallone, si, si muovono tutti gli attaccanti, il lancio di Doria è comunque impreciso e attenzione perché Spizziri ora probabilmente andrà a rimproverare qualcun altro della panchina della Serrese, eh, probabilmente la Serrese avrà problemi a trovare 11 giocatori per la prossima partita perché ne espelle un altro Spizziri. Eh, saranno seri problemi per la Serrese, è vero, però eccessive proteste possono rendere molto auspicabili queste situazioni. Ora dovremmo capire chi sta espellendo, Spizziria ha esposto un cartellino rosso, vediamo chi esce, vediamo chi deve uscire. Sicuramente sono momenti in cui bisognerà recuperare. Probabilmente ci sembra si tratti di Faga che comunque si nervosisce con l'arbitro e quindi peggiora probabilmente la propria, la propria situazione. Quindi tre espulsi, due in campo e uno dalla panchina per quanto riguarda, riguarda la, la Serrese e quindi sette minuti di recupero vengono segnalati dal signor Spizziri, si giocherà fino al 52 ⁇ minuto, sette minuti per le speranze del Montepaone di arrivare alla vittoria, sette minuti per i desideri della Serrese di mantenere un pareggio che sicuramente qui con il Montepaone sarebbe preziosissimo. Benito Mungo mette la palla in mezzo, si impenna, la riceve Fiorentino che controlla, mette ancora in mezzo colpo di testa di Pisano Pirritano colpisce di testa ma tira oltre la trasversale il colpo di testa non è riuscito nella maniera migliore a Pirritano e quindi si riprenderà con un calcio di rinvio mentre entriamo nel 47 minuto di gioco con il risultato ancora di 1 a 1 tra Serrese e Montepaone, con il Montepaone che gioca in casa e la Serrese che ha due espulsi e quindi gioca in nove per giocatori. Eh, rinvio di Miracchi, ancora una volta c'è fallo nei confronti di eh, Larizza e quindi eh, ci sarà una punizione in favore della Serrese con eh, Spizzirri che appunto indica dove battere. qui forse potevano guadagnare qualche secondo in più, hanno battuto subito il giocatore della Serrese con Randò che combatte con decisione, gli viene strappato il pallone, tocco per Fiorentino che parte in velocità evita anche Gambino che commette fallo e qui, e qui vediamo che per il fallo Spizziri non era intervenuto e ora Gambino ha qualcosa da dire a Fiorentino e Spizziri però non dice ormai più niente perché a questo punto non serve prendere provvedimenti tutti contro Fiorentino con Carchedi e vediamo allora che si accendono gli animi a questo punto. Il Montepone, come dicevamo, deve mantenere i nervi saldi perché si cerca appunto uh, la, la polemica. Mentre invece si dovrebbe giocare, bisognerebbe giocare per almeno altri sette minuti. E qui si dovrebbe essere l'arbitro, ma certamente in questa situazione Spizziri non metterà più mano al cartellino. Almeno ritengo così, vero Giuseppe? Beh, io fossi stato in lui, l'atteggiamento di Gambino l'avrei punito perché è fuori luogo. Marcellino con tutti i giocatori del Montepaone esclusione di Fiorentino in area di rigore parte la parabola mischia cadono in parecchi Zaffino rinvia con decisione in una zona di campo dove non c'è nessuno e addirittura dove non c'è neanche il campo e quindi si riprenderà con una rimessa laterale la rimessa laterale viene effettuata da Ienco che con le mani eh, tocca per probabilmente per Mungo Benito Mungo invece no per Salvatore Procopio che difende la palla interviene con decisione decisione Gambino e spara via il pallone in rimessa laterale con addirittura Lombardo che va a recuperarla. 49 minuto di gioco, 1-1 tra Montepaone e Serrese. Montepaone che cerca gli ultimi attacchi e vediamo che parte il cross verso l'area di rigore. Stop! Pirritano si gira fermato e ancora ribatte la palla la Serrese con uno scatto di Randò che viene addirittura anticipato da Lombardo che recupera il pallone, effettua la rimessa e probabilmente in direzione di Bassi De Masi. Lombardo non ha voluto effettuarla lui la rimessa per paura di lasciare scoperta la porta e Bassi De Masi gli scarica il pallone sui piedi. Con Lombardo che avanza ancora e si prepara al rinvio in zona. Procopio che salta di testa ma lo anticipa Carchidi, Conidi mette la palla al centro, tocca per Procopio che controlla, tenta il tiro e questa volta il tiro era buono ma è passato 30 centimetri sopra sopra la traversa Spizziri ha visto una deviazione che probabilmente non c'era comunque calcio d'angolo con uh, Mungo che evita anzi Marcellino che viene fermato dal ritorno di Gambino che riparte in uh, velocità cerca poi di, viene contratto da Mungo la palla viene recuperata ancora da Doria niente fallo per uh, Spizziri entrata molto decisa di Randò su Doria Procopio che tocca per Pirritano che avanza tocca poi a sua volta verso Marcellino tiro di Marcellino e Salvatore Procopio va a segnare al cinquantesimo minuto facendo esplodere. Tutto il frabbotto Mannis mentre i giocatori della Serrese vanno a contestare eh, nei confronti di Spizzilli questa situazione. Questa volta Salvatore Procopio ha messo dentro sul tiro di Marcellino un pallone dove effettivamente Mirarchi non poteva farci niente. 51 minuto, Montepaone 2, Serrese 1. E sono quei gol pesanti che chiaramente penalizzano una Serrese in 9 ma che sicuramente rendono felici i tifosi del Monte un gol pesante che può valere una stagione Giorgio perché è pur vero che la Serrese ha giocato la sua onesta partita ed esce dal frabotto con l'onore delle armi ma questo Montepone in questo secondo tempo ha fatto vedere il Grinta carattere e dinamismo ed ecco che praticamente ci sono ancora eh, gli animi sono molto caldi perché chiaramente anche la Serrese aveva accettato eh, la possibilità di raggiungere il pareggio e Spizzirri con un minuto d'anticipo rispetto a quanto segnalato manda tutti negli spogliatoi e quindi il risultato finale vede il Montepaone vincere per 2 1 nei confronti della Serrese con al gol di Gambino al ventitreesimo del primo tempo hanno risposto Pirritano alla mezz'ora e eh, Salvatore Procopio al cinquantesimo il Montepaone vince e vola probabilmente verso la testa della classifica una vittoria importante l'Esterna 65 guidata da Antonio Siciliano, Pasquale Lentini con Maurizio Vatrano, Giuseppe Ranieri e la voce di Giorgio De Filippis vi saluta dal frabotto Mannis di Montepaone mentre i giocatori stanno festeggiando insieme al loro pubblico, risultato finale Real Montepaone 2, Serrese 1 Buonasera e grazie per l'attenzione. Ricevitoria gerace a Monteponerivo. Da noi puoi giocare Superera 8, Toto Gol, Toto Calcio, Trist giornaliere e Win for Life. Ogni ora Agenzia autorizzata per le scommesse sportive Matchpoint. Ricariche telefoniche, pagamento bollette dal 1975 al tuo servizio ed in attesa della tua giocata vincente puoi consumare un gustoso aperitivo nell'Annesso Bar Ricevitoria Geracce. Vi aspettiamo in via Padre Pio a Montebuonerito. Su di noi puoi scommetterci.